Però. Allora, buonasera a tutti quanti e bentornati su Parabellum. Sono come Amedeo Maddaluno, detto il presidente, Mauro Indelicato e il professor Aldo Giannulli. Grazie a tutti quanti Buonasera. per aver accettato. Grazie a te, Mirko. Allora, io Grazie per comincerei subito perché di l'invito. cose da discutere ce ne sono veramente, veramente tante e quindi ovviamente ci conviene cominciare col dire intanto che non si parla di colpe perché incominciare a discutere di colpe dei palestinesi e degli israeliani dobbiamo tornare indietro a metà dell'Ottocento, cominciando da noi, cioè dagli europei, perché siamo noi che abbiamo creato questa condizione qui. Ricordiamoci che quelle erano ex colonie francesi e inglesi e che abbiamo gestito malissimo queste transizioni. Quindi cercare di fare una tabella di chi ha più colpe in oltre 150 anni, direi che non se ne esce. Quindi si può parlare dei fatti fattuali, come direbbe alcuni giornalisti italiani, e rimanere esattamente su quello che succede, quello che speriamo che succederà o non succederà, e ovviamente su quello che potrebbe accadere, perché comunque sono molte cose sono ancora fumose, sono teorie. Sicuramente il primo discorso è quello del fallimento o non fallimento, perché io ho delle teorie anche mie sul discorso dell'intelligence e del Mossad, se questa cosa sia voluta o non voluta, se sia una polpetta avvelenata, se è stata negligenza politica, insomma ci arriveremo. Poi più là ci raggiungerà il generale Capitini e con lui faremo l'analisi esatta di come è avvenuto l'attacco, con quali forme, con le mappe, con tutta una spiegazione tecnica anche degli armamenti utilizzati, perché ci sono dei parallelismi con la guerra in Ucraina. Quindi darei la parola a Mauro, cominciamo con te. Cerchiamo brevemente di spiegare un po' da dove derivano tutti questi problemi, poi se volete scendere nello specifico anche della politica di Netanyahu e di Hamas, be my guest. Beh, diciamo che se giustamente detto ci vogliono tante ore per un po' risalire alle responsabilità degli ultimi 150 anni, ma ci vuole tanto tempo anche per risalire alle responsabilità degli ultimi 150 giorni, ecco, perché la situazione nell'area è complicata e diciamo che è diventata come dire, si è andata sempre più estremizzando, soprattutto negli ultimi 2 anni, possiamo dire, in cui almeno a parer mio, così giusto anche un po' a naso, tra virgolette, quello che ho notato è una estremizzazione da parte di entrambe le parti, scusando il giro di parole, cioè sia da un lato che dall'altro hanno prevalso delle teorie più estremiste. E soprattutto le due popolazioni si sono guardate con sempre maggiore diffidenza, e questo anno dopo anno, mese dopo mese. E nel 2023 sono successe tante cose. In primo luogo, in Israele si è insediato un governo che è il più a destra della storia di Israele. Ma non destra, cioè, poi dobbiamo anche un po' comprendere cosa intendiamo per destra, perché ovviamente Israele è una democrazia molto simile a quelle europee, ma non è l'Europa, quindi dobbiamo sempre un po' capire cosa appunto intendiamo. È una destra in cui all'interno c'è una destra religiosa, c'è una destra nazionalista, in cui all'interno ci sono comunque delle forze che sono state hanno diciamo, portato avanti delle stanze molto molto più estreme, ecco, rispetto invece al precedente esecutivo che era quello guidato dal duo Bennett-Lapid, e il quale è stato il primo atto per esempio del ministro della pubblica sicurezza, cioè Ben-Gvir, quello di passeggiare il 3 gennaio scorso nella spianata delle moschee, e questo ha aizzato molto gli animi. Dall'altra parte non si è avuta la moderazione, chiamiamola così, di Al-Fatah. Sappiamo che i territori palestinesi, l'ANP, cioè l'Autorità Nazionale Palestinese, è governata almeno formalmente da Abu Mazen, quindi Al-Fatah, quindi un partito che riconosce il diritto all'esistenza di Israele già da quasi 30 anni. E però non hanno prevalso anche lì queste istanze, tra virgolette, più moderate.
all'interno dei territori palestinesi hanno prevalso anche lì delle stanze molto più estreme. Quindi attentati, c'è stata una ripresa anche degli attentati, Tel Aviv, Gerusalemme Est, sono tantissimi gli episodi molto gravi che sono accaduti nel territorio israeliano in questi ultimi mesi. Ricordiamo anche la morte di un giovane avvocato italiano nei mesi scorsi che era in vacanza a Tel Aviv. Quindi, come vediamo, c'è stato un crescendo di escalation, ma soprattutto un crescendo di una diffidenza reciproca sempre maggiore da entrambe le parti. Entrambe le parti sostanzialmente hanno sposato, questa è la mia impressione, delle idee sempre più estremiste, delle posizioni sempre più estreme, fino poi a sfociare in quello che è accaduto oggi. Anche se, per la verità, almeno personalmente, quello che è accaduto oggi forse non era così prevedibile e non è così figlio di questa tensione, è una estremizzazione ulteriore di quanto abbiamo visto, però sicuramente è indice di un clima tra le parti che è diventato sempre più difficile e sempre meno governabile. E quindi quello che sta accadendo oggi sostanzialmente poi è l'esplosione finale di una situazione che già da 2 anni stava diventando molto, ma molto incandescente. Allora, io qui volevo chiedere prima ad Aldo e poi ad Amedeo se questa politica estremista è appoggiata internamente per quanto riguarda Israele e per quanto riguarda i palestinesi oppure no. Perché io, se ricordo, un paio di mesi fa c'erano alcune manifestazioni dove arrivò anche il capo della polizia in mezzo ai manifestanti. E mi sembra che ci sia un po' di dissenso interno anche in Israele rispetto a questa posizione. Quindi se potete un po' esplicare questa cosa. Altro che, intanto il governo ha una maggioranza risicatissima, tanto cominciamo a dire, la maggioranza parlamentare di Netanyahu non è propriamente debordante, ecco. Ma soprattutto la serie di scelte che ha fatto, adesso sorvoliamo, ha trovato un fortissimo dissenso non solo nell'opinione pubblica, ma anche negli apparati. Sono piovute critiche anche dagli alti gradi delle forze armate. Quindi il paese è spaccato. E infatti io ho l'impressione che questa iniziativa di Hamas sia un po' il prodotto di una serie di cose. Il bisogno di far saltare in aria l'intesa con l'Arabia Saudita, e qui hanno avuto un successo politico con la dichiarazione di oggi dell'Arabia Saudita, dice la responsabilità è di Israele. Quindi poi c'è il problema del rinnovo dell'autorità nazionale palestinese, il tentativo di scalzare Abu Mazen, che tra l'altro è uno che sta in piedi perché lo tiene in piedi Israele con le bretelline. Poi c'è stata la dimensione del adesso mai più, quelli sono occupati con l'Ucraina, con gli altri. Quindi c'è stato un confluire di concause, fra cui il dissenso in Israele, che ha incoraggiato l'idea dai questa volta. Io su quello che dicevi ho qualche perplessità sulla questione del Mossad, che probabilmente è spaccato anche lui, ma che abbiano volontamente agevolato la cosa, forse perché avevano la sensazione di una cosa meno grave di quanto non sia stata. Però guarda che il prezzo che sta pagando Israele in termini di immagini, in termini di disastro psicologico interno alla passione. Guarda, te la posso mettere in questa chiave perché non posso parlare più di tanto. Diciamo che io ho un certo contatto che già un mese e mezzo fa mi aveva detto: guarda che qui noi sappiamo che qualcosa bolle, qualcosa di grosso, e non è un dirigente dell'intelligence, è un normalissimo funzionario, e se lo sapeva lui a basso livello, i casi per me sono 3: o hanno mandato queste informazioni e in alto non è stato recepito e quindi negligenza, o è stato recepito e non gli è stata data la giusta importanza, o era comodo.
che succedesse qualcosa per risolvere questo problema, o è lo stesso Mossad che ha un certo interesse a prendere, come dico io, due piccioni con una fava, nel senso far cadere tutte le colpe su Netanyahu, farlo fuori e risolvere anche il problema di Hamas. Perché ti ripeto, questo contatto è un contatto di basso livello, eppure mi diceva, guarda che bollo, qui bollo è parecchio, lo sappiamo, ci sono grossi movimenti e cose del genere. Infatti mi telefonò alle 6:30, mentre io ero sotto la doccia, perché un'ora dopo dovevo andare alla Sapienza per un seminario e non gli avevo dato nemmeno troppa importanza, proprio mentre succedeva casino. Hai notato la coincidenza con l'anniversario dello Yom Kippur? Mm-hmm. 50 anni, proprio. Quello... il compleanno di Putin, un sacco di altre cosine. No, sai cosa c'è? Ho l'impressione che delle ipotesi che hai formulato, quella che si avvicina di più al è la seconda, è l'idea che forse qualcosa sapevano ma non immaginavano che fosse di questa, perché poi sai, sì, tu fai sto scherzo per far cadere Netanyahu, ma prima ancora di Netanyahu salta la testa del direttore dell'intelligence, cioè succede un cataclisma del genere e tu non certo. Lo sai, non lo prevedi. Lì no, mi dovreste dire voi se avete più informazioni di che tipo di allineamento gode quello dell'intelligence, è più pro Netanyahu o se era contro, perché se era contro magari sapevano che prima o poi lo avrebbe sostituito una cosa del genere, quindi... Il Mossad è sempre pro Mossad. Questo non sì, vabbè, quello di base. Sempre. Dopodiché probabilmente non scommettono più su Netanyahu, anche perché, diciamo la verità, l'uomo è abbastanza logorato, quindi non è credibile. Ci può stare il fatto che qualcuno dice, ma si dà una spintarella e lo buttiamo giù, ma solo se avevano idea di qualcosa di meno grave di questo. Questo da un lato provoca un inevitabile compattamento dell'opinione pubblica intorno a Netanyahu, che è la bandiera. Dall'altro, se qualcuno deve rispondere per primo, è proprio il direttore del Mossad. Guarda, che lo sai, noi siamo interattivi. Ha uno scontro interno al Mossad, per cui qualcuno voleva far saltare anche il direttore del Mossad. Questo sì. Può essere, guarda, noi siamo interattivi, quindi rispondo. Posso dire che non ci chiedo che mica sapessi dell'attacco? No, non era un attacco. Diceva che c'erano rumori che qualcosa di grosso stava succedendo. Credo che non prevedevano una roba del genere, sai? Poteva essere il solito attentato o una cosa del genere. Secondo me è uscito completamente. Questi sono entrati per decine di chilometri in territorio israeliano. Hanno sequestrato quanti. Fra cui alti ufficiali, mi sembra un po' fuori misura il fatto di coscientemente lasciar passare questa cosa. La cosa più probabile è che qualcosa sapessero. D'altro canto, insomma, non si fa un'operazione del genere senza che traspaia qualcosina. Probabilmente c'è qualcosa che non funziona all'interno del Mossad. Perché che succeda un cataclisma del genere tu non te ne accorga, è roba da farti a fette, ma molto sottili, eh? O no? Sì. Posso... Tra l'altro, chi entra nel mio Telegram, c'è un audio di questo contatto, ovviamente con la voce camuffata, quindi andatevelo a sentire. 6:30 del mattino di 2 giorni fa. Prego, Mauro. No, io credo pure io, diciamo, all'idea di una sottovalutazione. Io ricordo una cosa, che qualche mese fa c'è stato un altro screzio tra Hamas, tra terroristi della striscia di Gaza e Israele, dopo l'irruzione della polizia all'interno della moschea di Al-Aqsa. Da Gaza sono partiti dei missili, ma non erano di Hamas, erano della Jihad Islamica. E i bombardamenti israeliani su Gaza hanno colpito in maniera chirurgica dei quartieri generali della Jihad Islamica. Quindi, a suo tempo dicevo, sostanzialmente si sta quasi
salvando Hamas, o comunque si sta diciamo proiettando l'attenzione più sulla jihad islamica che su Hamas, anche perché Hamas era ritenuta in difficoltà tra gli stessi palestinesi. Ricordiamoci che non c'è solo la striscia di Gaza, c'è la Cisgiordania, ed è lì che Israele ha proiettato molto le sue attenzioni. E a Jenin, che è il campo profughi più difficile, nonché il campo profughi che possiamo dire quasi un laboratorio politico per i palestinesi, Hamas stava indietreggiando, ma così come stava indietreggiando anche la jihad islamica. Il fenomeno che Israele stava tenendo negli ultimi tempi è la nascita di tante piccole organizzazioni giovani, autonome, che vedevano sia in Hamas che in Al-Fatah ovviamente, ma anche nella jihad islamica, delle organizzazioni incapaci di rispondere ai propri bisogni. Quindi di conseguenza Israele molto probabilmente ha sottovalutato sia la presa di Hamas sui palestinesi che la forza di Hamas. Quindi l'idea che qualcosa il Mossad sapesse, ma che hanno sottovalutato, ecco, io la ritengo molto fondata. Allora, Amedeo, ovviamente noi vogliamo anche debancare le teorie del complottone. Sono i russi, sono i cinesi che hanno organizzato tutto, e tutto l'Iran, sono diventata la tagliera di Popper, no? E quindi è meglio debancare queste teorie del telecomando, quindi ti darei il via proprio su questo. Ci sono dei collegamenti, ci sono delle cose strane che poi andremo a vedere anche con le fonti. Anticipo una cosa: un carico di 16 tonnellate di materiale chimico per razzi che arrivava dalla Turchia, che è stato intercettato dagli israeliani. Questo è un esempio, poi ci arriveremo. Insomma, ci sono un sacco di questi collegamenti strani. Prego, Amedeo. Ma allora, innanzitutto, se mi sentite, tutto a posto? Sì. Sì. Allora, io penso una cosa. Facciamo un passo indietro. Sento un gran parlare di Mossad, ma Israele ha tre servizi segreti palesi che noi sappiamo. Il Mossad, che si occupa dei paesi esteri, lo Shin Bet, che è la sicurezza interna, che ha una cosa in comune con Mossad, risponde direttamente al primo ministro, ed è quello che ha la sezione affari arabi. Quindi la sicurezza interna di Israele e la sezione sostanzialmente palestinese afferisce, che io sappia, allo Shin Bet, non al Mossad. E poi c'è l'Aman, che è l'intelligence militare, che risponde al capo di Stato Maggiore congiunto. Per me, quello che ha preso l'imbarcata a sto giro è stato l'Aman. Il problema degli altri due servizi segreti è che Netanyahu ha un rapporto pessimo col Mossad, perché sono 15 anni che gli dice: punta sull'Iran, sorveglia l'Iran, occupati dell'Iran, con il Mossad che dice: guardate che sta bomba atomica non è esattamente un problema di domani mattina, è una tua strumentalizzazione politica. Quindi rapporti fra Netanyahu e Mossad pessimi. Con l'Iran, che però è il paese più sorvegliato sul pianeta da parte degli israeliani. Quindi io credo poco a quella che ho definito la teoria del telecomando persiano, cioè qualcuno ha premuto un bottone a Teheran ed esplosa Gaza. Non mi suona molto, anche perché è 15 anni che, con la benedizione dei russi, gli israeliani fanno saltare per aria le fabbriche di missili e di precursori che gli iraniani stanno costruendo in Siria. Lo voglio sottolineare: con la benedizione dei russi, che hanno, siccome sono dei noti gentiluomini, la precauzione di spegnere i radar degli S-300 e degli S-400 quando gli israeliani sorvolano il territorio siriano. E ne abbiamo parlato più volte. Perché i russi sono dei gentiluomini. Che delicatezza. Quindi, è gente di cuore. Scusa, Amedeo, così rispondo. Perché tutti i paesi intorno a Israele li odiano. Recuperatevi le live che abbiamo fatto sulla guerra arabo-israeliana. E lì spieghiamo anche tutte le condizioni storiche retrostanti, diciamo, questa live, che non è che possiamo stare qui a spiegare tutta la storia di quello che è successo dal 48 in su. Recuperatevi le live che abbiamo fatto con Gaspardo. Fatto, dovremmo occuparci anche quella del Yom Kippur. Dicevi giusto i collegamenti, no? Ultimamente, vedete, poi mi hanno criticato perché io avevo messo il titolo Guerra
russo-ucraina, no? Ma perché è tutto collegato, è tutta una catena di affetti che né io né lei possiamo spezzare. Nel senso che ultimamente nella guerra del Nagorno-Karabakh c'erano gli israeliani che avevano degli interessi a piazzare delle loro basi o quantomeno dei posti, diciamo, delle forward operational base, dove spiare praticamente gli iraniani tramite il territorio dell'Azerbaigian. Quindi l'Iran non vede bene ovviamente Israele e finanzia con circa 100 milioni, se non ricordo, di dollari l'anno le milizie di Hamas e anche Hezbollah. Però da lì a dire che hanno premuto loro il bottone, considerato che poi lo vedremo, no, è una strategia che non ha molti sbocchi dal punto di vista strategico. Finché non ho la prova contraria, ripeto, è veramente la teiera di Popper. Questa è la cosa che penso io. La questione qual è? Hai una intelligence israeliana che è irrotta col potere politico, in buona parte. Hai un potere politico che gli dice guarda l'Iran, cito Aldo, quello che ha detto in una sua live di uno o due giorni fa, c'è buona intelligence dove c'è buona politica, perché l'intelligence risponde a un referente politico. Se il referente politico non ti vuole stare a sentire o addirittura ti indirizza a guardare da una parte, l'intelligence cosa può fare alla fine? Può fare ostruzionismo, può fare muro di gomma, ma per fare piazza pulita delle teorie del complotto, chi conosce la storia del popolo ebraico sa che è molto difficile che tra di loro si facciano queste cose, con 600-700 morti di mezzo, perché per colpire un primo ministro sgradito. Ripeto, è un complottismo che io metterei da parte. L'Iran era ipersorvegliato dagli israeliani e a propria volta Hamas è un partitone che ha delle fazioni radicali che stanno a Gaza, delle fazioni che stanno nel Qatar, tutti a parlare di Iran, ma nessuno che parla di Qatar, con la leadership del movimento palestinese Hamas, che invece però se ne sta a Doha, tranquilli in albergo, Khaled Mashal, che è uno che fa affari d'oro da quelle parti, tra l'altro, pare anche in progetti immobiliari non banalissimi. Quale fazione finanzia l'Iran? Cioè, andiamo a spaccare veramente il cappello in quattro. Io penso una cosa, volete l'ipotesi mia, fino a che io non ho la prova contraria, fatto salvo che l'assenza di prova non è prova di assenza, che il telecomando persiano ci sia, io penso che questa sia una roba di origine, sia un'iniziativa autonoma dei gruppi palestinesi, dei gruppi militari radicali palestinesi, che poi delle armi e dei soldi dall'Iran siano arrivati, non ho dubbi, che poi dei soldi dal Qatar siano arrivati, non ho dubbi, ma le fazioni palestinesi sono tante, la promanazione dell'intelligence iraniana è il Jihad Islamico, il movimento per il Jihad Islamico in Palestina, più che non la stessa massa che ha fazione al proprio interno, quindi anche il mondo palestinese e la stessa massa al suo interno sono frastagliate. Che qualcuno abbia premuto un bottone a Teheran e che Gaza sia esplosa, a me sembra molto difficile, per quanto armi e soldi iraniani sicuramente in questi anni sono arrivati. Quindi questa è, secondo me, la prima teoria del complottone che dobbiamo smontare. Semino due punti. Uno, perché nessuno parla del Qatar. Cioè, parlateci del Qatar e il mio parlateci di Bibiano in questi giorni. La seconda cosa è debancare un'altra teoria che secondo me è ancora più stramba, quella che è girata e che sta girando su internet in questi giorni, quella del complottone russo-cinese per fare una guerra a tutto campo contro l'Occidente e i suoi alleati, come se i russi non fossero già in altre faccende affaccendate. Cioè, tra l'altro, scusa Amedeo, controproducente. Sta sbacciandosi giustamente, però è girata e va debancata. Controproducente anche perché ricordiamoci che Israele ha tenuto una politica abbastanza neutrale sulla guerra in Ucraina. Sì, ha fornito dei sistemi di allerta agli ucraini, ma non ha mandato armamenti e ha tentato di mediare. Quindi sarebbe un autogol per i russi infilarsi in una questione del genere, dove gli israeliani allora aiuterebbero gli ucraini.
Chi sono gli elettori di Netanyahu, del Likud, di tutta la destra israeliana? Sono gli ebrei russi, quelli delle ondate migratorie degli ultimi 30 anni, post caduta dell'URSS. Il nucleo storico degli ebrei, il nucleo storico del sionismo, che ha origini ashkenazite centroeuropee, ashkenazite polacche, o addirittura ashkenazite americane, vota altri partiti del centro, del centrodestra, dell'ormai defunta sinistra israeliana laburista, ma i rapporti poi fra Netanyahu e Putin sono personali, sappiamo quanto pesino i rapporti personali per Putin. Molto amici. Quindi che i russi siamo messi a fare una cosa, che i russi siano messi a fare una cosa del genere contro Israele, ma se vedo le prove non ci credo. Se vedo le prove ci credo. Lo dico, ci sia, ecco, il famoso, e non lo cito più e non lo menziono più, telecomando persiano, lì voglio almeno le prove. L'equipaggiamento che si vede, siccome ci sono anche quelli, ci sono anche un sacco di fake, poi alla fine live mi occuperò anche di tutte le fake che stanno girando con tanto di debunk. Si vedono, dicono, equipaggiamenti che vengono dall'Ucraina. No, la maggior parte di quello che si vede è roba risalente all'Afghanistan. Per dare un esempio, gli Strela 2 sono i manpads che stanno utilizzando quelli di Hamas, sono degli anni 70, risalgono a roba che è filtrata dall'Afghanistan. Kalashnikov, Strela, si trovano, li trovate ai mercatini rionali da quelle parti, cioè gli Strela, ma anche i Kornet, gli Spigoti, i missili guidati anticarro, le copie nordcoreane che sono finite, quelle lì sì, all'Iran, le trovate ai mercatini rionali, li vende il fruttivendolo. Quindi questa cosa io non l'ho vista, non ho visto Javelin, non ho visto nulla, insomma, di estremamente moderno, ho visto tutta roba vecchia. Tantomeno è credibile un complottone in cui ci sia anche la Cina, che in questo momento vede saltare l'operazione che ha fatto di pacificazione fra Arabia Saudita e Iran. Che senso avrebbe? Mancano la Spectre, i rettiliani e... No, ma poi per tornare un attimo al discorso del famoso telecomando persiano, oggi un portavoce dell'esercito israeliano ha detto: non abbiamo prove di un coinvolgimento iraniano in questa operazione, quindi lo dicono loro stessi, al momento prove non ce ne sono, quindi ogni teoria che guarda all'Iran o fuori a Gaza, fuori Israele, in questo momento ufficialmente non è tenuta in considerazione nemmeno dagli stessi israeliani. Beh, questo ma però Mauro, si spiega. Ci sono fior di professoroni e fior di giornalisti e fior di padre eterni che stanno rilanciando ste narrative su internet. Fatto, su Twitter, volevo farvi vedere alcune cose che stanno cominciando a girare. Una è questa, cioè l'intelligence egiziana che dice: noi abbiamo avvisato gli israeliani, e c'è la replica ufficiale degli israeliani che dicono l'opposto. Questo per farci capire, un messaggio politico di questo tipo non so cosa sia allineato. Questo è l'ufficio del primo ministro di Israele che dice: i report per quanto riguarda il fatto che Netanyahu abbia ricevuto un messaggio in precedenza dall'Egitto sono assolutamente falsi. Quindi ci sono un sacco di queste cose abbastanza strane che stanno girando e che vengono smentite direttamente dagli israeliani. Tra l'altro sappiamo del poliziotto che ha ucciso due... se era un poliziotto, non so ancora a che punto sono le indagini, che ha ucciso due turisti israeliani. Potrebbe essere anche quelli di Hamas che vanno in paesi come l'Egitto per creare casini e vedere se si riesce a fomentare qualcosa. Poi piano piano, più là nella live, arriveremo anche a cosa sta facendo Hezbollah, che fra l'altro ha rilasciato un video mezz'ora prima di questa live dicendo: stiamo arrivando. Ora, io lo vedo un po' vecchiotto il video, per ora non è ancora stato smentito, potrebbe essere anche qualcosa di vecchio, però finora non è stato smentito questo video qui, dove dice: stiamo arrivando, poi che sia una cosa tipo una butad, ma in realtà non fanno granché, è tutto da vedere, però diciamo che le acque si stanno intorbidendo, ecco. Senza dubbio mettono comunque pressione, ecco, a prescindere se interverranno o meno. Ovviamente video del genere, propaganda del genere costringono l'esercito israeliano a mantenere molti uomini nel nord del paese, quindi a distrarli poi da Gaza, quindi comunque
Hezbollah certamente non so se abbia tutto questo interesse a intervenire in guerra, però indubbiamente vuole creare pressione e in qualche modo ci sta riuscendo, perché comunque da 2 giorni che ci sono grandi assembramenti di uomini, mezzi israeliani verso nord. Comunque anche ieri, durante le fasi più calde dei disastri che avvenivano nel sud di Israele, comunque l'esercito israeliano mandava rinforzi verso il nord. Quindi in qualche modo Hezbollah, secondo me, in questa fase ha più interesse a mantenere una certa pressione su Israele e quindi a intervenire in maniera indiretta, cioè costringere gli israeliani a distrarre forze da sud, da Gaza, e a mandarle verso nord, a prescindere poi se la minaccia sia concreta o meno. Sì, fra l'altro gli israeliani stanno colpendo alcune delle torri di controllo in Libano, proprio nel settore di Hezbollah. Io non so se siamo in prima serata e se si può dire che Hezbollah le pezze al culo, però è da quando è saltato in aria il porto di Beirut che sono in forte difficoltà anche economica. Cioè, anche politica, se in questa consente, fase, cioè, poi magari sarò smentito fra un'ora, ma in questa fase Hezbollah... Come? No, dico, è anche in difficoltà. Come? Politica, hanno perso consensi. Perso, anche Mauro. Mi senti? Mi sentite? Io sì. Sì. Cioè, Hezbollah no, in questo momento è in una fase, mi si nota di più. Sì, ma poi sono anche in affanno politico, nel senso che a livello interno hanno perso molti consensi in Libano e comunque non hanno, una situazione molto molto florida. Giustamente evidenziavi quanto accaduto il 4 agosto del 2020 con l'esplosione del porto di Beirut. Sono molti i libanesi che attribuiscono anche responsabilità a Hezbollah, anche per esempio in relazione alle indagini. Molti accusano Hezbollah di aver ostacolato le indagini, quindi non è in una fase idonea Hezbollah forse per intraprendere una guerra. Poi ricordiamoci che Hezbollah è stata anche gravemente falcidiata dall'intervento in Siria. Sono morti molti miliziani in Siria al fianco di Assad nella lotta contro i jihadisti e contro l'opposizione siriana. Quindi in questa fase Hezbollah, non credo abbia la forza di intervenire, ripeto, non solo militare ma anche politica. Poi aggiungo e chiudo questa parentesi, molti libanesi attribuiscono a Hezbollah la responsabilità anche del 2006, che per Hezbollah quella guerra è stata vinta, però ricordiamoci che ha distrutto il Libano, la parte sud del Libano, quindi il ricordo di quelle distruzioni non penso faccia molto piacere a una popolazione libanese che in questo momento sta vivendo anche una fase economica molto difficile, con il paese che sostanzialmente è fallito e che anche a fatica riescono ad avere 2 ore di elettricità al giorno. Quindi per i libanesi imbarcarsi in una guerra contro Israele in questa fase non credo sia un qualcosa di auspicabile. Quindi ecco, ripeto, secondo me Hezbollah anche a livello politico non è nelle condizioni di intervenire. Poi magari mi sbaglio, insomma. Allora, io qui vorrei dare anche cercare di fare un'analisi strategica su quale sia il reale obiettivo di Hamas, perché spesso a me mi chiedevano in questi giorni, ma voi come sapete io non ho voglia di fare le live mentre le cose avvengono, serve tempo per macinare le informazioni, chiamare gli esperti, quindi buttarsi così a fare una live di opinioni senza avere tutte le fonti. Vi assicuro che sotto al video ci saranno 4 pagine di fonti, sono centinaia di link. Mi ponevo subito l'obiettivo, qual è l'obiettivo di Hamas? Non può affrontare l'esercito israeliano in campo aperto, è palese. Quindi qual è l'obiettivo dei rapimenti? Io ne ho individuati 2, lo scambio e inibire la potenza aeronautica israeliana all'interno della striscia di Gaza. Regola di base per quanto riguarda la strategia militare: se non sei in grado di affrontare un esercito avversario
in un terreno di sua scelta, portalo in un terreno di tua scelta. Indurre gli israeliani anche con dei morti inutili, poi vedremo, ci sono delle cose veramente assurde, hanno usato praticamente i deltaplani, quelli a motore, per atterrare addirittura su una festa dove c'erano 2000 persone, hanno sparato a caso, cose del genere, servono soltanto a indurre Israele a effettuare una risposta da cui non si può ritirare. E questa risposta, che cos'è? È l'invasione di terra. È l'invasione di terra della striscia di Gaza, invasione di terra che può essere condotta solamente con truppe terrestri in un terreno di scelta di Hamas. Secondo me la strategia è quella che gli israeliani fanno talmente tanti danni che l'ala estrema, diciamo, di Hamas viene, diciamo, abbracciata da tutto il popolo palestinese in una specie di insurrezione di popolo, che non solo della frangia estrema. Questa è l'unica strategia attuabile, perché non credo che gli israeliani si metteranno mai a far scambio di prigionieri o cedere qualcosa politicamente per i prigionieri. Quindi i prigionieri ti servono come copertura per inibire le forze armate israeliane. Secondo me c'è anche un altro aspetto che è perfettamente compatibile con quello che hai detto, anzi lo rafforza. L'obiettivo più che militare è politico. E infatti hanno ottenuto quella dichiarazione degli Arabi Saudita, hanno ottenuto un evidente stato di confusione dell'opinione pubblica israeliana, hanno ottenuto un rilancio d'immagine loro, dubbio. Secondo me c'è anche questo aspetto dichiaratamente politico più che militare. Poi sono convinto che se gli israeliani sono così imbecilli da andare a terra, cioè, andranno a un massacro con una guerriglia urbana tremenda, per cui avranno perdite elevatissime, ammazzeranno anche un sacco di palestinesi, però avranno sangue da buttare dalla gola, Quindi è una base della guerra ibrida. Se non sono in grado di affrontare il mio avversario da near peer, lo devo portare al mio livello, e quindi uno scontro urbano potrebbe aiutare molto Hamas. Certo, non vincerà comunque, perché stiamo parlando di 180.000 dell'esercito regolare più potenzialmente 400.000 che stanno venendo mobilitati, perché ovviamente gli israeliani hanno paura di un conflitto allargato. Quindi stiamo parlando di più di mezzo milione di soldati, di cui 100.000 sicuramente prenderanno parte all'invasione, perché è stato dichiarato, uno spokesman, diciamo un rappresentante dell'esercito israeliano, ha fatto questa dichiarazione pubblica. Poi se volete la vediamo, tanto è mezzo minuto. Qualcuno dice: quanti mezzi hanno i palestinesi contro Israele? Pochi, però hanno catturato qualche Merkava e qualche mezzo, fra l'altro anche con difesa attiva, perché alcune basi, poi come vedremo quando verrà Capitini, sono state sorprese con alcuni metodi d'assalto abbastanza interessanti e innovativi. Fra l'altro ci sono alcune lezioni tratte dalla guerra russo-ucraina. No, ma poi bisognerà anche ricordare che Gaza, a proposito di guerra urbana, ha una densità urbana enorme, cioè più di New York, quindi andare là dentro è proprio infilarsi in un vicolo cieco, ma letteralmente, perché Gaza è poi una città composta di tanti vicoli, di tante zone difficili materialmente da raggiungere. Tunnel, esatto. Mago, tunnel. E molti ostaggi dicono che sono stati messi dentro i tunnel apposta per essere usati anche come scudi umani, e i tunnel sono spesso bersagliati dall'aviazione israeliana, quindi infilarsi là dentro vuol dire veramente andare verso un bagno di sangue, insomma. La guerra urbana è sempre una guerra molto molto difficile, è quella che è la battaglia che provoca più vittime sia tra i civili che tra i contendenti. L'abbiamo vista a Mariupol l'anno scorso, insomma, quindi a Gaza ancora di più, perché Gaza appunto è una città per la sua composizione ancora più difficile, ripeto, ha una densità urbana maggiore rispetto a quella di Manhattan, quindi parliamo. Sembrerà un'azione tipo il BOPE, no? Battaglione d'operazione speciale, no? Cioè, nel senso, come infilarsi una bidonville in Sud America. La cosa interessante è che potrebbero aver preparato tutto un sistema di tunnel con magazzini, rifornimenti, queste cose qui, delle trappole per l'esercito israeliano. Loro conoscono molto bene Gaza, gli israeliani un po' meno.
potersi muovere in quel territorio non è così facile, e probabilmente Hamas tenderà anche a tenere ostaggio la popolazione proprio per indurre gli israeliani a fare più vittime possibili, in modo da perdere molto appoggio internazionale. Un danno politico quello. Non fate domande tipo come è possibile che gli israeliani siano clamorose sorprese nelle basi militari, perché quelle risponderemo nella fase, diciamo, di analisi proprio militare e tattica che faremo con Capitini. Poi ci arriveremo a come li hanno sorpresi con tutta una serie di tecniche, di trucchetti. Quindi io rimarrei più che altro sugli scenari di cosa vuole ottenere Hamas, come lo vuole ottenere, cosa vogliono fare gli israeliani. Probabilmente non entreranno, ma l'assedieranno, e le dichiarazioni degli israeliani in questo senso parlano chiaro. Cioè, una è la dichiarazione dei 100.000 e l'altra è un assedio, cioè togliere l'acqua, togliere i rifornimenti. Ricordiamoci che la striscia di Gaza dipende completamente dalla volontà israeliana. Quindi vogliono chiudere completamente, togliere l'elettricità, niente cibo, niente benzina, tutto è chiuso. Non so se questo favorisce gli israeliani, credo che a loro converrebbe fare dei corridoi per far defluire la gente. È a Hamas che conviene tenere la massa della gente lì, in modo da far causare agli israeliani il più possibile danni collaterali. Però ormai l'invasione l'hanno annunciata. Io credo che Hamas ha posto Israele in una condizioni in cui sono costretti a rispondere, altrimenti perdono la faccia. Questa è la dichiarazione dell'esercito. Israeli troops, they are now organizing and preparing to launch an attack at Hamas in Gaza. And as we speak, we are also striking their military targets inside the Gaza Strip. And so far we have been able to kill more than 400 terrorists. Now, a little bit about numbers. You know, there's a lot of numbers in the media speaking about Palestinian casualties and Israeli casualties. When we speak about our casualties, first and foremost, it's about our civilians that were killed by Hamas. And then it's about the military. The numbers that you'll hear coming out of Palestinian sources is usually all of the numbers cobbled together in one pile. And they won't distinguish, and they won't let you know how many of those that they report dead are actually Hamas terrorists, or what they would call fighters. And they will have you believe that all of the people that are killed in Gaza were innocent civilians. That is not the case. Many of those killed so far in Gaza, I'd say most, are terrorists. And we in the IDF, as we will embark on the war to set things straight with Hamas, we'll be hunting down terrorists. We are not looking to kill civilians, and we will try as much as possible not to kill civilians and not to harm infrastructure in any way. But you have to understand, the circumstances are extremely dire, and the level, the atrocity and the cruelty of diciamo che da quello che si è visto per ora non stanno adempiendo troppo bene a questo obiettivo. Si è visto un sacco di morti civili, un sacco di palazzi che sono venuti giù, quindi i danni collaterali sono inevitabili. Ricordiamoci che lì vivono 4.000 persone per chilometro quadrato, se ricordo bene. Quindi ecco, è semi impossibile. Ovunque Hamas fa resistenza, inevitabilmente avrai dei danni sui civili, specie se li assedi e non li permetti di uscire, ammesso che vogliono uscire, perché magari non vogliono abbandonare la loro terra. Quindi Hamas ha posto far defluire i civili. Invece di far defluire i civili, ce lo siamo detti prima, poche ore fa, Mirko, hanno proprio colpito il valico verso l'Egitto, che poteva avere quella funzione di valvola di sfogo. Quindi è una situazione che non, sinceramente io sono preoccupato, ecco, proprio sinceramente. No, ma non essere preoccupato, dallo proprio. Anche perché anche le infrastrutture ospedaliere sono state quasi del tutto incapacitate nella striscia, già in queste ore. Sì, io prevedo veramente grossissimi danni in uno scontro di questo tipo. Andare a stanare Hezbollah strada per strada in questo ambiente.
appunto quello no, che si diceva. Credo che gli israeliani abbiano perso la testa in questo momento, la loro all'opinione pubblica interna stiamo dando la risposta più dura. Questa è la, non ha nessun'altra logica politico-militare questa azione. Sì, anche perché è molto difficile applicarla, perché come tenteremo di non fare danni collaterali, e in realtà, vista la condizione, è una specie di ghetto a cielo aperto, e non prendiamoci in giro, è inevitabile. Quindi stanno già mettendo le mani avanti. Questo non so se rafforzerà Hamas. Come si può vedere, è difficilissimo. Tu vuoi colpire questo palazzo, ma butti giù anche tutti i palazzi intorno di civili. Quindi, cioè, è una cosa un po' raccontata così. In realtà sappiamo tutti qual è la verità. La verità è che se Hamas si difenderà... Dopo a capitini come fa il targeting. È troppo denso per riuscire a fare un targeting oculato. Tra l'altro l'unica strategia con cui discutevo oggi pomeriggio, poi tanto arriverà fra un 10 minuti con Capitini, è quella, vista come è fatta la striscia di Gaza, l'unico modo che hai è praticamente assediarla e dividerla in settori, visto che il settore più abitato è quello a sud e poi quello a nord, una tecnica che puoi utilizzare è praticamente isolare questi due settori per poi... Ti interrompo, si parla infatti di entrare nella fascia poco più a nord di Khan Yunis, che è appunto il settore, diciamo, il centro abitato meridionale più grande insieme a Rafah, quindi dividere da Khan Yunis con la periferia di Gaza City. Questo era perché è l'unica fascia poco abitata, un po' più di campagna, un po' più rurale della striscia di Gaza, ma anche lì penso che ci siano molte fortificazioni. Sì, poi come si può notare su un occhio un po' strategico, è un po' come la via Balbia, hanno pochi collegamenti che si muovono per lungo, quindi se uno spezza in questo punto, dividi in due tronconi le zone ad alta densità, cioè quella a sud e quella a nord, e poi magari cominci ad evacuarle una alla volta, intanto contieni il tutto. Tra l'altro il fatto che hanno distrutto il passo che si trova da queste parti qui, tra l'altro... Passo famoso perché poi lì ci furono grandi combattimenti durante la guerra dei sei giorni e in altri periodi, significa non consentire praticamente alla popolazione di andarsene da lì. È vero che loro hanno anche molti tunnel che passano nella parte egiziana e che alcuni degli attacchi che hanno condotto sono partiti dal terreno egiziano. Queste sono le città che sono state colpite nel primo attacco, quello nei quadrettini in rosso, e poi c'è anche la situazione del West Bank, che anche lì sta aumentando insomma la resistenza, oltre ai problemi con Hezbollah, e si spera che non succeda anche qualcosa nelle alture del Golan. Insomma, diciamo che è un conflitto un po' a 360 gradi, ecco, quindi non a caso comunque ricordiamoci che ieri il Parlamento ha ratificato lo stato di guerra. Lo stato di guerra l'ultima volta fu appunto per lo Yom Kippur nel 73, quindi parliamo sicuramente di una situazione di grave emergenza, molto molto difficile anche da gestire. Ma ricordo, a proposito di West Bank, no? Prima lo abbiamo un po' accennato, era lì che gli israeliani guardavano negli ultimi tempi, specialmente a Jenin. Gran parte delle operazioni militari sono state svolte via Jenin, che è nel nord della Cisgiordania, quindi per chi guarda questa mappa a nord, diciamo, di questa fascia più arancione sulla destra, lì è il campo più importante, più grande, e lì si stanno consolidando molti gruppi di combattenti che sono dall'altro dei cani sciolti, cioè sono slegati sia da Hamas che dalla Jihad Islamica che dal Fatah, quindi che comunque anche lì qualcosa di grave bolle in pentola, ecco, non è un mistero. Israele guardava più alla West Bank che alla striscia di Gaza. E poi voglio aggiungere anche un'altra cosa: attenzione alla reazione anche della popolazione araba israeliana, perché finora abbiamo parlato di West Bank, striscia di Gaza, quindi nelle zone, diciamo, dove è presente o l'autorità nazionale palestinese oppure Hamas. Ma ricordiamo che ci sono tanti arabi
che hanno la cittadinanza israeliana, che vivono in Israele e che 2 anni fa, in occasione di altri scontri a Gerusalemme Est, hanno, in alcune comunità, diciamo, non della West Bank, ma proprio del territorio israeliano, gli scontri tra la popolazione araba israeliana e gli israeliani sono stati molto duri. Quindi attenzione anche a questo fronte, diciamo, interno. Sì, soprattutto la strategia, come mi dice, di allargamento. Dobbiamo renderci conto anche delle situazioni orografiche del territorio. Striscia di Gaza, altissima densità, condensata con questa barriera di contenimento, con vari fortilizi, vari punti, diciamo, di forza dell'esercito israeliano, che sono poi, vedremo come, sono stati sorpresi, mentre il resto, soprattutto questa zona qui, è tutta una zona di campi, campo aperto. Quindi l'infiltrazione per loro è stata abbastanza veloce. Infatti all'inizio i palestinesi praticamente arrivano a Ofakim, perché qui c'è un grosso crocevia di strade, quindi tentano di controllare, anche se l'attacco è partito da nord. Qui è stata per esempio attaccata una base israeliana, dove sono stati fregati dei mezzi che sono stati poi portati all'interno della striscia di Gaza. Anche in questa zona c'era per esempio la base sud delle forze israeliane, ora è stata ripresa in mano israeliana. Con le frecce blu possiamo vedere che piano piano l'attacco palestinese viene contenuto dagli israeliani. Le frecce in blu sono i movimenti israeliani, gli omini in bianco sono le zone dove si sta combattendo, cioè dove è ancora contestata. Esiste ancora una sacca palestinese che si trova a Ofakim, ma per il resto quasi tutti gli avanzamenti condotti dai palestinesi lungo la fascia di Gaza sono stati quasi tutti rimossi. Praticamente rimane poco di quello, cioè già nel giro di 3 giorni, 2 giorni e mezzo, hanno perso quasi il 70% di quello che avevano preso. Si può vedere la differenza tra una mappa e l'altra, per dare un'idea. Questa è stata una mappa fatta dai russi di Ribar. Anche qui facevano notare che la penetrazione iniziale dei palestinesi è avvenuta proprio verso Mavkim e poi anche nella base che si trova a Ashkelon. Falato il porto ultimamente è stato chiuso e oggi pomeriggio era sotto attacco missilistico. Qui è interessante vedere che i palestinesi in qualche modo sono riusciti, con una serie di gommoni e barchini, un po' come fanno gli ucraini in Crimea, a sbarcare in questa zona, creando una confusione totale. Quindi non si tratta più di una guerriglia semplice che attacca in una zona frontalmente. Sono riusciti a condurre attacchi missilistici, di droni, di sbarco aereo e navale. Considerato i pochi mezzi che avevano, beh, quello che sono riusciti a fare è abbastanza sorprendente, come è sorprendente il fatto che gli israeliani, insomma, non si siano avveduti di nulla di quello di cui stava succedendo, anche proprio da un punto di vista dell'equipaggiamento che sono riusciti a mettere in piedi i palestinesi. Ma scusa Mirko, Hamas oggi ha sparato 5.000 missili contro Israele. Qualcuno gli era dati questi 5.000 missili e da qualche parte saranno passati. Sono autoprodotti. No. 5.000? Sì, autoprodotti. Tutti i sistemi che hanno utilizzato sono autoprodotti. Poi la derivazione lo vedremo pezzo per pezzo, ma i sistemi LMRS che hanno utilizzato sono autoprodotti, come sono i missili. E la cosa interessante è proprio quel carico di 16 tonnellate che arriva dalla Turchia, che serve proprio come propellente per questo. Quindi, capito, ma anche perché tu puoi anche autoprodurti, ma l'esplosivo te lo devono dare, perché non hai modo di produrtelo tu. Quindi, sai, le vie del Signore sono infinite. Ciao Paolo. Salve. Non mi ero accorto, salve, scusate il ritardo. Ciao Paolo. Buonasera, ecco. Professore. Allora, visto che è arrivato il generale, io direi di passare, se mi consentite, proprio all'analisi di come è avvenuto tutto questo, perché ovviamente io sento tanto opinionismo, sì, ognuno dice la sua su tutti i canali TV, ma poi non vai a dire alle persone esattamente come hanno fatto questi a organizzare il tutto. Era diviso, intanto è incredibile il livello di coordinamento che hanno dimostrato, perché tutti questi attacchi avvengono praticamente fra le 5 del mattino e le 8 del mattino in maniera coordinata e parallela. La prima cosa che fanno, visto che gli israeliani hanno questo sistema di fortini, praticamente con dei droni, questa è la visuale del drone
palestinese, vanno sopra le torrette di guardia israeliane, sganciano la bomba e la distruggono. Con questo sistema qui hanno distrutto praticamente il sistema difensivo di tutti i fortilizi israeliani e anche dei sistemi radar, i sistemi di comunicazione, quindi hanno mappato tutto e hanno fatto un attacco estremamente coordinato. Mentre accadeva questo, ovviamente partivano con i razzi, e sappiamo che ad oggi ne hanno sparati più di 7.000, per dare un'idea. Da notare, nel pallino che si vedeva leggermente in rosso, che mentre avveniva questo, loro attaccano anche con i paragliders, praticamente il parapendio col motore, cioè sono riusciti a inventarsi, non si sanno i numeri esatti, si parla di un centinaio di paragliders che hanno cominciato a levarsi in volo e a invadere, hanno invaso una base israeliana, sono scesi dentro e hanno sorpreso le truppe israeliane, e in un altro caso una decina di loro è arrivata a una festa, c'era un grosso rave, una grossa festa, sono atterrati e lì hanno fatto grossa strage. Mentre avveniva tutto questo, si muovevano con i bulldozer e con le truppe di terra per distruggere le barriere, e come si vede fanno saltare le barriere, usano gli RPG per distruggere i blocchi di cemento con cui sono fatte queste forward operational base, come si possono vedere in Afghanistan, basi simili che facevano gli americani, e poi hanno cominciato ad attaccare, tra l'altro in motocicletta, come si può vedere, muovendosi molto velocemente, e con questo sistema hanno sorpreso molti dei punti di resistenza israeliani. Ci sono dei video che ovviamente non... insomma, sacco di grida e cose, dove gli israeliani letteralmente hanno solo il giubbetto antiproiettili addosso, per il resto sono in mutande, per dire il grado con cui li hanno sorpresi. Ecco, questo livello di coordinamento significa un qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto finora, un attacco organizzato da molto tempo, perché hanno identificato i bersagli, sapevano esattamente dove colpire, con cosa, si sono attrezzati ovviamente in maniera spartana, però è evidentemente efficace, no? Di necessità virtù, direbbe. Qua, come si può vedere, spaccano le barriere con le ruspe e si infiltrano. Una cosa che aveva, anzi te la faccio dire a te, Paolo, cosa avevi subito notato te di tutte queste azioni? C'è qualcosa di strano? Sì, la cosa che mi aveva colpito intanto è, a parte l'estrema professionalità, non tanto di questi che adesso tutti disarmati, guardatelo, questi che vengono adesso, sono gente che passa dall'altra parte ma non ha niente in mano, fateci caso. Quelli che invece erano armati, erano vestiti tutti quanti uguali, non mostravano, noi siamo abituati a vedere nell'iconografia di questo, delle guerre mediorientali, un grande sventolio di bandiere, dalle bandiere nere dell'ISIS alle bandiere gialle di Hezbollah, alle bandiere verdi di Fatah e così via. Se ci fate caso, in queste immagini non c'è nessuno che mostra vessilli, che sbandiera, che fa tutta quella coreografia a cui siamo stati abituati, e anche il tipo di vestiario, di equipaggiamento e il modo che hanno di muoversi ha poco a che vedere con il guerrigliero esasperato a cui eravamo abituati. Quindi la domanda che sta dietro a questo è: per arrivare a essere così, dove sei stato addestrato, per quanto tempo e chi l'ha fatto? Perché dietro a un'azione di questo tipo non c'è solamente un piano brillante, non c'è solamente una grossa opera di ricognizione, ci deve essere un addestramento capillare, non del, oltre che dell'individuo singolo, anche e soprattutto delle unità ai minori livelli, parlo di un plotone, 30 persone, di una compagnia, 100 persone. Voi immaginate cosa che ci vuole per dotare della capacità di utilizzare un parapendio a motore armato, farle usare quel mezzo, farlo usare a scopi bellici, cioè caricarci sopra non solo uno che è capace a farlo volare, ma quando a terra è anche capace a combattere. Tutte queste cose qua sono skills, sono capacità che non ti inventi in qualche mese e non te li puoi inventare vivendo nella striscia di Gaza, perché se c'è una cosa che la palestiniana, Gaza vive in un regime di perenne contrabbanda di tutto, dai viveri ai generi di prima necessità a esplosivo, munizioni, droga, fumo, carburante. Perché? Perché è talmente sorvegliata che l'unico modo per farla entrare è passare attraverso
i tunnel. L'idea di fare, ecco, quello che stiamo vedendo adesso, una cosa di questo tipo, è a Gaza, se ne sarebbe accorta anche la signora Cesira, ecco, che c'era qualcosa che non andava. Ecco, la cosa strana è che non avevano, la maggior parte di quelli che si vede assaltare non avevano armamento, si vedono i video, quelli specifici, come questo con i paraglider, oppure quelli che assaltano le varie stazioni di polizia e i vari fortini dell'esercito israeliano, quelli sono armati, quelli sono lì per fare esattamente quello. Tutti quelli invece che entrano nelle brecce create non hanno quel livello di formazione lì, è palese, non hanno uniformi, non hanno giubbetti antiproiettili, non hanno niente di questo tipo. E il fatto che sottolineava Paolo, che non hanno nessuna bandiera, nessuna cosa identificativa, a noi fa presupporre che non sono solo quelli di Hamas, ma che ci siano anche aiuti da parte di altri. Questo è uno dei paraglider che andava ad attaccare una delle basi. Sì, che anche ma adesso posso, si può dire intervenire su questo punto. Mm-hmm. Beh, me posso, Mirko, dire una cosa su questo tema. Il tema dell'addestramento. Hamas ha partecipato alla guerra civile siriana contro Assad, perché appunto legato al Qatar. Ci sono stati, dunque, il fronte vasto dei ribelli siriani ha ricevuto addestramento anche da potenze occidentali. Quindi un addestramento di alta qualità militare da quelle parti del mondo a gruppi islamisti è arrivato. E poi usi la logica train the trainer, no? Però qua mi fermo, io posso riportare il dato geopolitico sul dato tecnico, taccio davanti al generale, ma da quelle parti, gente che è stata addestrata anche da forze speciali occidentali, in particolar modo francesi, inglesi e forse anche olandesi, ne è girata. No, cioè, sicuramente l'addestramento individuale ce l'avranno pure avuto, e che mettere a cucire tutta questa cosa insieme è difficile. Cioè, addestrare un team di forze speciali per un'azione tattica, per colpire un obiettivo qualsiasi, ha un grado di difficoltà 5. Organizzare una cosa del genere c'ha grado di difficoltà 150, c'è un salto di qualità. Non so quanti eserciti europei sarebbero in grado, non in esercitazione ma live, di avere questo livello di coordinamento e di preparazione. Ammettiamo che abbiano avuto il pieno fattore sorpresa, però sono andati a sbattere anche con uno degli eserciti più agguerriti e comunque presenti sul territorio. Questa era gente che stava occupando postazioni a 3 chilometri dal confine. È vero che era sabato, è vero che è tutto vero, però non hanno agito nel deserto. Questo tipo di addestramento, secondo me, la dice più lunga di tante altre cose su chi potrebbe esserci dietro. Non è una cosa fatta in casa, sembrerebbe, forse qualcosa nel Libano, forse qualcosa dalla Siria, certamente Hezbollah, forse in qualche zona sperduta del Sinai, ma questo riguarda più i luoghi. Il problema è chi è in grado di prendere questi qua e fargli fare tutti i giorni la stessa cosa finché non la fa in automatismo. E non è facilissimo. Una domanda: è ipotizzabile che possa esserci il ruolo di qualche compagnia privata militare? Sono, diciamo, girati dei rumors anche per quanto riguardava addestramento da parte della Wagner. Il fatto è che questo è un attacco non mi è detto la Wagner, ho detto una compagnia privata militare in... poi vai a vedere. Ma adesso la Wagner è un po' messa ovunque, un po' ovunque, no? Quando... ma io credo che loro si sono appoggiati un po' da tutti, credo che hanno ricevuto addestramento dagli iraniani, da Hezbollah, perché alcune delle tecniche che hanno mostrato, questi per esempio sono i droni, queste sono tecniche che si sono viste, insomma, nella guerra in Ucraina, quindi hanno fatto scuola in questo senso. Anche i droni, questi sono droni suicidi,
che stanno utilizzando, una versione loro, cioè una versione completamente ibrida, è tutta roba fatta in casa, anche se, come vedremo, sono tutte derivazioni di cose di altri paesi. Per esempio, i droni che hanno utilizzato per fare altri tipi di attacchi sono praticamente delle modifiche di droni iraniani, poi fatte in casa, una specie di Frankenstein. Il fatto che siano riusciti a mettere in moto tutto questo, perché ora io ve ne posso far vedere tantissime altre di cose, hanno creato un loro sistema antiaereo, oltre al sistema lanciarazzi, hanno inventato questo sistema dei paraglider, i droni per distruggere le torrette, i droni suicidi, sono tante cose da mettere insieme, gli sbarchi, hanno fatto anche una serie di sbarchi navali, per un paese che faceva al massimo attacchi terroristici e qualche esplosione. Questo genere di coordinamento è qualcosa di troppo elevato per farlo sbucare così dal niente, e soprattutto farlo così bene, cioè un'esecuzione fatta così bene in sincronia non è una cosa facile. Dove si sono addestrati in segreto? Perché comunque i paraglider devono volare. Dove l'hanno fatto questo addestramento? Devono volare, non devono essere visti soprattutto. Ecco. È quello devono essere comprati, e qualcuno si fa anche la domanda: che ci fa un palestinese di un deltaplano a motore? Cioè, quando lo vai a comprare su Amazon, qualcuno se la fa la domanda: come mai si comprano? Come mai questo mese o quest'anno hanno comprato 150 e non le vediamo, e non c'è nessuna ragione per farlo? Cioè, tutto questo a orecchie sensibili suona. Cioè, guarda questa batteria, Paolo, come fa a sfuggire all'intelligence una magnitudine di questo tipo? Guarda questa batteria. Sembra il Nebelwerfer dei bei tempi, sembra quello lì. E hanno avuto anche il tempo di schierarli, di fare i video promozionali. Sì, e poi guardate però la finitura industriale di queste cose. Se fatti in casa, a noi vengono in mente le taglie. Però questi video girano da un decennio, Mirko. Questo sistema viene usato. Questo è un lanciarazzi multiplo a corta gittata che però deve riuscire ad arrivare, cioè non lo puoi caricare sul bagagliaio della macchina o portatelo a spalla, cioè c'è dietro anche un'opera logistica molto molto difficoltosa in quelle zone lì. Questo mi riallaccio all'idea della sorpresa. La sorpresa tattica è stata totale, anche quella operativa è stata così tanto tale, così tanto grande, che qualche dubbio lo lascia, Insomma, non... Sì, poi c'è un altro fattore, l'equipaggiamento, ovviamente, come dicevamo prima, l'Istrela e altre cose, insomma, che arrivano dagli anni 70 e 80, che comunque non sono dei giocattoli che fai passare così facilmente attraverso soprattutto la Striscia di Gaza, che è estremamente controllata. Tutto questo è stato organizzato in anni. Una quantità di munizioni, una quantità di che tu utilizzi in addestramento. Cioè, non è la prima volta che mi dai un missile contro carro, lo vedo per la prima volta il giorno che lo devo usare. Adesso questi contraerei sugli Strela dovrò aver tirato un paio di missili per capire almeno cosa fa, per rendermi conto che c'è un ritardo di accensione, non è che un malfunzionamento. Cioè, quindi, oltre questo, dove lo vado a tirare un affare del genere in addestramento? Addestramento a fuoco, si intende, quello che viene fatto per avere confidenza con le armi e anche con gli effetti che hanno le armi su chi le usa, dal rumore in poi. Ecco, tra l'altro la tecnica che hanno utilizzato con i razzi è una tecnica fatta proprio per andare contro l'Iron Dome, perché ricordiamoci che gli israeliani hanno uno dei sistemi migliori al mondo per quanto riguarda l'intercettazione di questo genere di attacchi. Noi un paio di live fa parlavamo proprio dei droni e delle tecniche sciame. Tecnicamente loro hanno usato una tecnica sciame a tutti i livelli, droni, droni d'attacco, droni suicidi, razzi. Questo ha saturato di molto le capacità dell'Iron Dome, che a quanto pare, mi dicono alcuni contatti ben piazzati, gli israeliani in questo momento cominciano ad avere scarsità di munizioni per l'Iron Dome, e quindi stanno selezionando quali zone difendere e quali no. Preparare questo ammontare di razzi, migliaia e migliaia e migliaia, soprattutto di basso livello, perché sono dei razzettini, dall'altra parte significa avere almeno il doppio, perché ne spari almeno due per intercettarne uno.
e da quello che vediamo, visto che sono riusciti a colpire, l'Iron Dome è semplicemente stato saturato da questo genere di attacchi, quindi si sono studiati negli anni anche le capacità dell'Iron Dome, perché sennò non avevano la certezza che l'attacco sarebbe andato in porto. Perché questo per esempio ha fallito, questo era l'attacco di stamani, di stanotte, sopra l'aeroporto di Tel Aviv, e qui invece l'Iron Dome, come si può vedere, ha avuto un buon grado di successo, sta intercettando praticamente tutto, li stanno facendo consumare le munizioni della loro antiaerea. Sì, c'è da dire per esempio che il sistema Iron Dome si basa su, per chi non è pratico di che cosa parliamo, si basa su tre parti importanti. C'è un radar di scoperta, cioè che scopre l'arrivo, la partenza del razzo, c'è una centrale di calcolo che si fa velocemente due conti, ricostruisce la traiettoria per sapere che cosa, se quella traiettoria colpirà o meno una zona pericolosa o una zona abitata. Qualora questa centrale di calcolo stabilisce che verrebbe colpita una zona abitata, dà l'ordine alla batteria di far fuoco. Questa, chiaramente, le capacità di calcolo sono proporzionate alla minaccia. Questa centrale che deve fare il conto su ognuna di queste tracce ha una quantità finita di possibilità di calcolo, superata la quale non reagisce più come dovrebbe reagire. Ora io non so quante ne può calcolare complessivamente, però dagli effetti si vede che qualcosa passa, e l'idea di saturare la difesa aerea con razzi che tutto sommato dicono costano dai 200 ai 500 dollari l'uno, mentre un razzo, adesso non so se un razzo o una salva di Iron Dome va su 45.000 dollari. Quindi, soprattutto devono ricaricare, se hai notato la tecnica che hanno utilizzato quelli di Hamas è di sparare per un'ora in maniera continuativa i razzi, in modo da praticamente non permettere neanche la ricarica dei sistemi Iron Dome, cioè a un certo punto devono ricaricare e in quel buco i razzi andavano a colpire. È un consumo elevatissimo e non si sa quanti altri razzi hanno preparato quelli di Hamas, è un po' scesa diciamo la cadenza di fuoco. Nel primo giorno erano 5.000, ora sono sui 2.000-3.000, quindi o aspettano il momento buono o semplicemente hanno sparato quasi tutto quello che potevano. Beh, certamente nel momento in cui inizia l'operazione, inizierà l'operazione di terra dentro Gaza, l'idea di sparare da Gaza comincia a diventare una cosa abbastanza problematica, quindi gli conviene sparare quello che hanno in cantina adesso, perché non è che durerà per sempre questa possibilità. Però ognuno di queste cose è un messaggio simbolico importante a chi nel mondo arabo guarda a questa come la prima vera sconfitta di Israele a opera di un, neanche di un esercito arabo, ma di un popolo arabo. Cioè questa cosa non è riuscita neanche all'ISIS, una cosa del genere. Cioè Volevo chiedere una cosa a Mauro. Adesso, qual è la posizione interna in Israele? Sono tutti pro Netanyahu o lo accusano di avere colpe? Cioè, qual è la tendenza delle varie frange all'interno del governo in questa situazione? In questo momento è quella di, come dire, fare fronte unito, a prescindere da chi siede nella poltrona di primo ministro. Quindi la questione della permanenza o meno di Netanyahu, secondo me, verrà rinviata a dopo questa fase molto calda e a dopo questa fase di guerra. Per adesso c'è lui al timone, e credo che avviare una crisi di governo in questa fase sarebbe anche controproducente, e quindi vale sia per gli estimatori che per diciamo i detrattori di Netanyahu. Quindi la questione Netanyahu, tra virgolette, è in secondo piano, però secondo me emergerà con forza in una seconda fase, quando questi giorni più caldi passeranno. Ovviamente ci saranno delle responsabilità importanti, ovviamente credo che il paese andrà verso un certo anche contrasto elettorale importante. A inizio trasmissione si diceva una cosa: la maggioranza di Netanyahu è risicatissima, sono 62 su 120, quindi soltanto due i deputati diciamo che gli garantiscono la maggioranza. Quindi per adesso si va verso un gabinetto di unità nazionale, per adesso c'è una collaborazione
tra maggioranza e opposizione, ma subito dopo, secondo me, questa maggioranza un po' andrà a sgretolarsi, ci saranno delle conseguenze politiche importanti e lì si andrà nuovamente al voto. Ma sono ragionamenti più sul medio-lungo termine. Per adesso, appunto, la tendenza è quella di non toccare in qualche modo il governo, perché serve una risposta unitaria. Ecco, azioni come quelle di Piombo Fuso, no? La famosa azione che fecero, eccetera, sono secondo te la scatenante anche di questa risposta di Hamas? Beh, diciamo che allora c'è un'accusa ben specifica, per esempio, che è stata rivolta a Netanyahu in questi giorni, che è quello di non essersi mai occupato del tutto di Hamas, ma non solo ora, anche nel 2009, quando lui si era reinsediato da poco, anche nel 2014, lui sostanzialmente cosa faceva? Interveniva quando c'erano le salve di missili che partivano da Gaza verso Tel Aviv, verso Gerusalemme, andava a bombardare, poi con la mediazione egiziana si arrivava a un cessato del fuoco, poi tornava a nuovamente occuparsi di Iran e basta. E non si è occupato in maniera specifica di Hamas, non si è occupato in maniera specifica della striscia di Gaza e di quello che stava accadendo in quella zona. Quindi qual è l'ipotesi? È che non occupandosi in maniera continuativa di Hamas, non si è accorto del potenziale di Hamas, e Hamas ha avuto il tempo, dopo ogni risposta israeliana, di organizzarsi sempre meglio. Poi certamente ogni bomba che cade a Gaza crea un desiderio anche di ritorsione da parte dei palestinesi, e quindi ovviamente quanto accaduto un po' anche nei mesi scorsi contribuisce ad alimentare questo clima. Sì, fra l'altro quello che stiamo vedendo sono proprio dei carri Merkava che vengono colpiti dagli uomini di Hamas, quindi sono dotati anche di sistemi anticarro. Lo dico per quelli che dicono: ma come mai vengono colpiti davanti? Perché davanti c'è il motore nel Merkava. È una precauzione in più, teoricamente dovrebbe riuscire ad assorbire alcuni dei colpi cinetici che gli vengono tirati contro. Quindi quando si vedono i droni o i missili sparati dalle truppe di Hamas, tendono sempre ad andare a colpire la parte frontale, soprattutto lato cielo, come si può vedere, soprattutto quella che fa dallo... più danno, diciamo. No, perché nel peggiore dei casi lo incapaciti e quindi quantomeno lo blocchi, almeno lo fermi. Quindi è quella la tecnica. Quindi, hanno studiato anche bene dove attaccare i mezzi israeliani. Qualcuno mi chiedeva: ma hanno catturato anche dei mezzi? Sì, in alcune basi sono riusciti a catturare dei mezzi. Questo è un esempio di un Merkava che è stato incapacitato e distrutto, ma ci sono anche dei mezzi che sono stati presi completamente intonsi. Fra l'altro ci sono tutti degli APC, fra l'altro con sistemi di difesa attiva, quindi anche abbastanza tecnologici. Qui si possono vedere scusate, dei Merkava e anche degli APC che vengono presi dalle truppe di Hamas all'interno di una base, questa se non sbaglio a nord di Gaza, e che poi sono già scomparsi, cioè questi sono già finiti all'interno della striscia di Gaza. Quindi significa anche che li sanno usare questi mezzi, perché in qualche modo li devono aver guidati, no? Quindi qualcuno deve aver ottenuto, che so, i manuali dell'esercito israeliano o cose del genere, perché non è che vai dentro una base e improvvisamente hai 30-40 persone in grado di guidare una ventina fra mezzi blindati e corazzati. Devi aver fatto un certo addestramento, giusto Paolo? Direi proprio di sì. Anche se tutto sommato un carro usato solo come trattore, cioè per spostarlo, non è poi una cosa complicatissima. C'è un master, ci sono delle marce automatiche, un pedale del freno, uno dell'acceleratore e un volantino. Tutto sommato è più difficile guidare la 500 vecchio stile. Il problema è farlo poi combattere e muovere. Prego? No, dico, quello in effetti è abbastanza difficile, l'ho già provato anni fa. Appunto. Però comunque sia ci devi star dentro, una volta devi averlo visto, almeno un carro, magari non quello, lo devi aver visto, perché devi andare a cercare delle cose e riuscire a interpretare che cos'è quello che stai cercando di girare. Ma io ti chiedo, Paolo, da militare è normale che ci siano delle basi con 20-30 mezzi e che non ci sia stata abbastanza guarnigione per difenderli? Cioè lasciati con un'incuria tale
che questi sono entrati dentro con 30 uomini, con un paio di glider e li hanno sorpresi. Qui per esempio c'è un Merkava abbandonato in mezzo alla strada, che è finito in mano, è rimasto isolato. Cioè, è normale per te che un singolo Merkava si muove in mezzo a una strada senza supporto di fanteria né di niente? Sì, perché se non sei in guerra, cioè per mantenere un esercito in assetto di guerra in tempo di pace, significa spendere una serie di energie, soldi, materiali e consumi elevatissimo. La faccenda è che se non ti aspetti che qualcuno ti arriva là con un parapendio, che si inventa una cosa del genere, adesso ci saranno state delle basi più sguarnite di altre, qualcuno più addormentato degli altri, però questi sono stati attaccati il giorno di sabato mattina, cioè il giorno della domenica mattina prima della messa, senza il minimo preavviso. Non c'è stato neanche, che ne so, la manifestazione di Gaza, una ripresa dell'intifada, un pretesto, tra virgolette, perché per esempio era una tranquilla domenica, quella che per noi era una tranquilla domenica, sarebbe stata, ed è successo questo. Tenere l'esercito sul piede di guerra significa ci vuole la necessità. Gli israeliani l'hanno dimostrato in queste ore cosa vuol dire la loro capacità di svegliarsi, perché nel giro di 48 ore hanno mobilitato, mi sembra i dati danno circa 400.000 riservisti. C'è stata gente che è stata avviata al fronte nel giro di 2 ore dal warning, quindi quando devono poi diventare operativi lo diventano in velocità della luce. Però devi avere anche delle sensazioni, ed è il motivo per cui esistono i servizi di sicurezza e intelligence. Ti dicono quando è il caso di raddoppiare la guardia, diradare i mezzi, fare delle perlustrazioni intorno alla base, cioè ti dicono quando è il caso di stare un po' più attenti. Sì, io intanto saluto Aldo, che è andato a dormire, me l'aveva detto, a un certo punto usciva, perché lui ovviamente non fa orari, insomma, troppo alti, quindi lo ringraziamo per il suo contributo. Con te e con gli altri ospiti volevo proprio analizzare il fatto di quali siano le strategie applicabili da parte di Hamas e degli israeliani per aver ragione di questa situazione, perché prima, quando te non c'eri, io ho fatto vedere la dichiarazione del ministro della difesa e dell'esercito, cioè l'intenzione di mandare 100.000 uomini e l'intenzione di assediare, compreso per quanto riguarda acqua, benzina, elettricità, la cintura di Gaza, forse per indurre la popolazione a ritirarsi, e quale sia la strategia di Hamas rispetto per esempio ai prigionieri. Io ho ipotizzato non farsi bombardare dall'aeronautica israeliana, quindi usarli come ostaggi o usarli come scambio politico per ottenere un qualcosa. Non è più la scala, sono fuori scala. Io almeno una considerazione mia: quando tu ammazzi 1.000 persone, invadi un territorio, metti sotto scacco per 48 ore, non di più, uno degli eserciti più potenti che esista sulla terra, la presenza degli ostaggi è fuori scala. Non è il gruppo di terroristi dentro una banca che tiene in ostaggio 20 persone sul pavimento, in cui tutto il mondo poi continua a fare la sua vita e vede cosa succede dalla televisione di queste cose qua. Qui c'è un paese che già ha avuto una sofferenza tale e tanta che non credo saranno gli ostaggi la parte che impedirà all'esercito di agire. Non credo. Certo, cercheranno di liberarne quanto più possono, ma sono già in una scala di dolore, di sofferenza, di arrabbiatura che ha superato anche la presenza degli ostaggi. La domanda di Gaza è: conviene a qualcuno che non ci sia più Gaza? Cioè, chi se li prende 1,5 milioni di profughi palestinesi che non starebbero più a Gaza? Per chi immagina una soluzione alla Bakhmut o alla non resterò, o il sale sopra Cartagine. Ok, mettiamo il sale sopra Gaza, e dove vanno? Chi li prende? La Giordania, Israele li sposta, il Libano, dove vanno? Quindi anche la possibilità è, appunto, quindi c'è un fatto che i palestinesi che stanno a Gaza, calcolo che nella West Bank non c'è più spazio. Appunto, i palestinesi di Gaza devono rimanere a Gaza. Infatti, qui ci chiedono, Paolo, o che voi sappiate, una domanda un po' per tutti: esisteva un piano, una strategia di Israele per quanto riguardava invadere via terra la striscia di Gaza? Anche solo rumoreggiato. L'invasione, come la intendiamo noi, mi prendo e me la annetto, me la gestisco, cioè significa mi devo occupare di 1,5 milioni di persone. Mentre adesso me ne occupo indirettamente. Quello che hanno i piani per intervenire nella striscia di Gaza,
Però anche lì la domanda si fanno contro chi ce la... Quando uno fa un piano lo fa con un obiettivo. Cioè qual è l'obiettivo? L'obiettivo è riprendersi casa? Primo. L'obiettivo è acchiappare quanti più terroristi di Hamas? Secondo obiettivo. L'obiettivo è scollegare la gente palestinese dai guerriglieri? In base a questo tu agisci. L'idea di punire non è un'opzione militare, non c'è la punizione. C'è un obiettivo concreto da mettere, da cercare di raggiungere. Non ha senso, vado lì così imparano. Guarda, questa è una domanda geopolitica abbastanza interessante. Dice, ma visto quello che è successo, tra quello che è successo a Bucha, eccetera, ci può essere fra Occidente e non democrazie un futuro nelle relazioni, visto quello che si sta vedendo anche qui in Israele, o si sta aprendo sempre di più una faglia, perché poi possiamo prenderci in giro, ma il governo israeliano e anche quello palestinese, insomma, sono abbastanza estremisti, viste le situazioni, poco allineate rispetto alla nostra visione, insomma. Questo governo israeliano. Questo governo. Israele è stato anche quello dei governi di Rabin, è stata anche però quella di Golda Meir, è stata quella che ha deciso il raid di Entebbe, che c'è morto il fratello di Netanyahu, tanto per dire, cioè, lui può dire in prima persona cosa vuol dire perdere un ostaggio, cioè, gli è morto il fratello, mi pare, ecco. E, giusto? Sì, nel 71 Entebbe. Esatto. Quindi, Israele, questo c'è da fatto, Netanyahu non è che è andato su perché ce l'ha messo qualcuno. Ci sono state una serie di elezioni contestate, crisi di governo notevolissime, ma è stato eletto. Cioè, quindi c'è una parte non maggioritaria in senso clamoroso, ma una parte consistente della popolazione israeliana che oggi pensa che la soluzione di girare i pollici ai palestinesi sia la cosa giusta da fare. Questo è un altro fatto. Cioè, noi mettiamo sempre Netanyahu come se fosse uscito fuori da un colpo di Stato. Netanyahu esce fuori da una serie di elezioni. Quindi c'è anche una parte della popolazione israeliana che ha votato, che ha scelto. Quello che ha ottenuto, tra le cose, è anche questo. Su questo dovrà meditare quella democrazia, perché ricordiamoci, è una democrazia. È una democrazia ha dei vincoli, ha dei vincoli anche morali. Non può far quel che gli pare. E aggiungo, per fortuna, visto che ci appartengo. Quindi domanda per Amedeo e per Mauro. Se viene provato che l'Iran li ha addestrati per l'attacco, che conseguenze ci possono essere? Perché è difficile, insomma, collegare. Io credo che prima Israele deve risolvere questo problema, prima ancora di pensare di andare a rendere la pariglia a qualcun altro. Assolutamente, no, ma poi si è detto anche prima, al momento non ci sono prove del coinvolgimento iraniano, il famoso pulsante di Teheran, il pulsante persiano di cui si parlava prima, ancora deve essere, diciamo, dimostrato, quindi un po' un qualcosa che può riguardare a lungo termine, però non credo, insomma, che ci siano le condizioni per un attacco all'Iran o comunque per un duello anche a distanza tra Iran e Israele. Concordo, al momento credo che l'opzione iraniana sia una delle più discusse in queste ore, e credo anche, ma un'opinione mia, che qualora ci fossero le prove realistiche neanche tanto difficile di questo convincimento, ci metterebbero veramente poco, non dico a un raid aereo, diciamo, consistente. È nella tradizione, l'hanno fatto con la Siria, l'hanno fatto con l'Egitto, l'hanno fatto con la Libia ai tempi di Gheddafi. Loro è nella tradizione, è nell'attesa del popolo. Se tu sei quello che hai fatto danno a Israele, io ti vengo a pescare dove sei, anche se sei in Iran. Però devi essere pronto, dopo che hai fatto questo, a continuare, a cominciare una guerra, per esempio, con il sud del Libano, con la parte Hezbollah. Quindi c'hai un'operazione a Gaza, ci avresti un'operazione nel nord del Libano, e in mezzo c'hai i West Bank che non sai che fanno. Cioè, dove se fa un discorso di tempistica è molto forte comunque, quindi. Ecco, magari se ti mangi un cucchiaino alla volta anziché abbuffarti di tutta la torta è meglio. Adesso la coperta rischia di essere molto corta, aprire più fronti è molto molto rischioso in questa fase specialmente, secondo me. Sicuramente sì, però il giorno che hanno le prove, le prove vere, che possono esibire con onestà, non le prove delle provette da esibire all'ONU, qualcuno che veramente
dice guarda, queste sono le intercettazioni, questi sono i dati, anche che fosse tra 3 mesi, tra 5 mesi o quando sia, è un'opzione che non è neanche un'opzione, verrà fatta. Al momento l'unica opzione sul tavolo è Gaza, tenere fermo il fronte nord e risolvere questo problema e tenere calmo il West Bank. Una volta che si riesce a bilanciare questo, si pensa al resto. Ripeto, credo un cucchiaino alla volta. Vai Amedeo. Io, perché veramente ho 3 minuti e volevo spezzare parola, tornando alla domanda di prima sul rapporto fra democrazie, dittature e metterci un tema geopolitico importante. Se tu tagli la testa di Hamas a Gaza, hai un'altra testa che sta in Qatar, per esempio. Ci sono 2 progetti molto importanti, dei quali secondo me è giusto fare menzione, senza dire che sono automaticamente la causa di quanto stiamo vedendo. Il progetto della cosiddetta via delle spezie, che dall'India va ai poveri, è praticamente un importantissimo progetto portuale che collega che è la partita della pacificazione fra saudisti del... Ma c'è un'altra questione. L'Azerbaigian. L'Azerbaigian è un paese che ha ottimi rapporti con Israele, che Israele usa come base per spiare l'Iran, che arma fino ai denti, che è alleato di ferro con la Turchia, gli azeri sono turchi praticamente. La Turchia, che ha buoni rapporti con Hamas, perché sia la KP di Erdogan che Hamas sono filiazioni dei fratelli musulmani. Sì. Cancellando l'Armenia, come sta per succedere dalla cartina geografica, tu hai un ponte di terra turco che porta verso l'Asia e verso la Cina, Turchia, Azerbaigian, paesi turcofoni dell'Asia centrale, che è un altro... percorso geopolitico che taglia fuori l'Iran dalle vie di comunicazione. Quindi vedete quante sono le ramificazioni. Quindi diventa un gioco proprio di frattali che è anche molto, molto, molto difficile seguire. Per questo io volevo un po' chiudere la mia carrellata di interventi dicendo è molto difficile trovare una sola puntuale spiegazione esterna a quello che sta succedendo. Cioè... è una cosa che è molto locale, secondo me. È un'iniziativa molto dei movimenti palestinesi. Non vedo, faccio davvero fatica, finché non mi presentano le prove, a vedere telecomandi esterni. Questo almeno è il mio parere. Ci sono appoggi esterni, ma faccio veramente, veramente fatica. Ok. Io volevo fare alcune considerazioni con il generale per quanto riguarda la strategia applicata da quelli di Hamas. Si sono mossi praticamente in tutte le direzioni giusto per acquisire un po' di terreno, no? Hanno cercato di prendere alcuni crocevia, hanno fatto degli sbarchi, come si può vedere, verso Ashkelon. Sono passate 72 ore, praticamente hanno perso la maggior parte di quello che erano riusciti a prendere. Quindi qual era lo scopo reale di un'azione militare di questo tipo se poi non hai la capacità di mantenere le posizioni che vai ad occupare? Se, come si può notare, la sacca di Ashkelon non si è mai ricongiunta con quella di Gaza, e ancora oggi ci sono alcuni combattimenti a Ofakim dove ci sono delle piccole sacche di resistenze. Qua si possono vedere in blu le linee delle risposte israeliane, e ad oggi, se uno va a vedere la mappa o le mappe geolocalizzate che girano su internet, io ho messo tutte le fonti, ci si rende conto che il grosso di quello che era stato preso da quelli di Hamas è perso. Quindi essenzialmente nel giro di 1 o 2 giorni saranno completamente ritornati all'interno della striscia di Gaza. Sì. Tu parlavi della difficoltà, no, di entrare, e che una strategia poteva essere quella di assediare e
sfruttare le vie logistiche all'interno della striscia di Gaza. E credo che ci siano due rischi nel valutare queste ragazzi, questa scusate situazione. Intanto vi devo salutare. E io ti seguirò a breve, mi dispiace. Vai. Ma l'avevo detto. Ciao Amedeo, ciao. Ciao Amedeo. Buona serata, presto. Buona serata. Ciao Paolo, ciao Mirko, grazie per l'invito. Buona serata a tutti. Ciao Amedeo. Dicevo, uno dei rischi principali è che non avere i paradigmi di decifrazione di questa situazione. Perché che cosa c'è? Questo è un attacco terroristico condotto con mezzi militari, con fini terroristici. Ed è una possibile spiegazione. È un mischio tra due modi di combattere completamente differenti. Per cui, se teniamo per buono che è un attacco militare con fine terroristico, non c'è già nei presupposti di chi ha attaccato, non c'era il possesso di un territorio, il mantenimento di un territorio. C'era però guadagnare un simbolo, guadagnare un fatto. E il fatto è che per 48 ore una striscia di 6, 7, 8 chilometri di territorio metropolitano israeliano è stato sotto il controllo di questo gruppo, malgrado l'opposizione forte delle forze armate, della polizia locale, dei locali, di tutto quello che c'è. Questo è un dato che nella narrativa di un gruppo politico terroristico ha un valore molto differente rispetto a quello che potrebbe avere per un'unità militare, dove conquistare il terreno significa anche tenerlo se serve alla manovra, perché si pensa al dopo. Ma il dopo che hanno pensato sicuramente quelli di Hamas è che la faccenda andrebbe riportata prima o poi dentro la striscia di Gaza, che sarà sicuramente il secondo tempo di questa operazione. Le operazioni si dividono in tempi delle operazioni. C'è una prima parte, un primo tempo, chiamiamolo offensivo, che si è concluso, che era quello che hanno fatto, colpire lungo diverse direzioni, prendersi una trentina di villaggi, fare un gran casino, fare quello che hanno fatto. È assolutamente improbabile che non abbiano pensato al secondo tempo, quello cioè difensivo, dove l'iniziativa passava in mano alle forze israeliane, che li sarebbero venuti a cercare dentro casa, con dei metodi che sono ben conosciuti da Hamas. Loro sanno esattamente le tattiche di combattimento e di combattimento negli abitati che sono messi in atto dagli israeliani, e credo che, così come hanno costruito i missili e i razzi, hanno anche costruito depositi, camminamenti segreti, punti di comando, piccoli posti di medicazione per la resistenza che verrà offerta, sicuramente resistenza perdente, questo è sicuro. Ma anche qui c'è modo e modo di perdere, perché se io mi tengo Gaza e ai 1000 iniziali ne aggiungo altri 1000 di quello che hanno attaccato, dice: guardate che venire a stuzzicare i palestinesi vi è costato 2000 morti nel giro di un tot numero di giorni. E questo, in quella mentalità, dà un valore alla presenza, un valore alla causa che non riusciresti a conquistare in altro modo. Per esempio, una delle vittime è l'autorità nazionale palestinese, non viene neanche citata. Sì, Abu Mazen è raramente citato, dalla storia. Mauro, parlaci un po' della situazione interna per quanto riguarda i palestinesi. Cioè, Hamas ha rubato la scena? Sì. Ha rubato la scena, anche il teatro, altro che la scena, pure il teatro. In una fase, tengo a sottolinearlo, come un po' accennato prima, in una fase in cui Hamas era in difficoltà, perché a Jenin, che è il campo profughi principale, più grande della West Bank, Hamas era percepito pure come un partito, come un movimento non più in grado di in qualche modo poter continuare la lotta, era percepito come un partito tra virgolette di potere, ecco, non più solo di resistenza, perché ormai a Gaza è sostanzialmente il potere, perché le sue istituzioni non erano viste più come, diciamo, come dei riferimenti importanti per la resistenza, tant'è che a Jenin ha preso largo la Jihad Islamica e hanno preso largo tanti gruppuscoli
che Israele ha provato a colpire in questi mesi con le famose irruzioni che hanno anche provocato vittime tra i palestinesi, dei gruppuscoli che sono autonomi rispetto alla Jihad islamica, rispetto ad Hamas, rispetto appunto alla stessa Al-Fatah. Quindi la situazione all'interno dei palestinesi è molto più frammentata di come la si può immaginare, e Hamas con questa operazione certamente riguadagna enormemente terreno, perché non è più quel partito, quel movimento che dopo 17 anni da quando ha vinto le elezioni famose del 2005 del dopo Arafat non è stato in grado di dare risposta alla popolazione, adesso è invece quel movimento in grado, come diceva prima il generale, di mettere sotto scacco Israele per 48 ore, di controllare parti di Israele per 48 ore e di annunciare ieri pomeriggio la possibilità per la prima volta dal 48 di collegare la West Bank con Gaza, perché a un certo punto, quando Hamas si è spinta di 30 chilometri oltre la striscia di Gaza, in alcuni canali Telegram di Hamas si diceva arriveremo entro un giorno nella West Bank, e questo era impossibile, si sapeva che era impossibile, però visto e considerato che si sono spinti molto oltre, è stato, come dire, è stato fatto credere che questo in realtà si poteva fare, e simbolicamente, come appunto si diceva prima, è molto molto importante. Quindi Hamas si è presa la scena, il teatro si è ripreso un po' tutto in una fase di enorme difficoltà sua all'interno del mondo palestinese, e soprattutto in una fase in cui il mondo palestinese si presentava molto molto frastagliato. Ecco, c'è qualche delfino, qualcuno di più, diciamo, non so come metterla, diciamo, di più malleabile, più ragionevole, con cui ragionare se Hamas dovesse essere eliminato o messo da parte? Perché qua ci chiedono, ovviamente, ma eliminare Hamas, come dicono di voler fare, non è realistico finché ricevono milioni? Cioè, non c'è anche il rischio di farlo diventare un martire internamente? Ci sono dei delfini un po' più, diciamo, democristiani? Indubbiamente, e questo lo si diceva anche a inizio puntata, ci sono tante... Te lo dico, guarda, mentre lo dici io sto facendo i glider che arrivano sul famoso festival musicale a Reim, dove atterrano e cominciano a fare strage, praticamente. Terrificante pensare che quelle ragazze, quei ragazzi inquadrati, magari sono vittime, insomma, quindi sono gli ultimi momenti di vita. Quello è qualcosa di veramente di incredibile. Questo credo che peserà molto anche nel giudizio di Hamas a livello internazionale. Comunque rubare i mezzi, uccidere i militari se sei in guerra, ma questa roba qui non... Avventarsi su dei ragazzi, avventarsi così su dei civili è veramente roba da codardi, comunque è un attacco barbaro, insomma. Quindi questo sicuramente delegittima molto agli occhi dell'opinione pubblica occidentale. E palestinese? Cioè, ci sono dei palestinesi più moderati che prendono le distanze rispetto alle azioni di Hamas? Non credo che sono tutti fondamentalisti, lì sono tutti pro Hamas. Allora, però ci qui... sono, ma in questo momento sono un po', non dico in minoranza, forse sicuramente sono la maggioranza, ma a livello politico anche lo stesso Abu Mazen non ha preso le distanze da questi attacchi, quindi a livello politico non ci sono delle forze all'interno della Palestina di prendere distanze da quanto accaduto. Perché? Perché appunto, come si è detto prima, Hamas si è presa la scena, a nessuno conviene in questo momento essere contro Hamas e manifestare un disappunto sulle azioni di Hamas. Quindi certamente ci sono dei palestinesi che credono giustamente che azioni del genere non facciano il bene alla propria causa, ma a livello politico lo stesso Abu Mazen, anche Al-Fatah, il partito più moderato, non ha preso le distanze. Nelle manifestazioni che abbiamo visto in Europa non abbiamo visto vessilli di Hamas, ma abbiamo visto bandiere palestinesi comunque sventolate, come quando si vince una partita a un mondiale. Quindi il mondo palestinese magari non appoggia questo tipo di barbarie, ma non ne ha preso completamente le distanze, almeno in questa fase.
Ecco, qui ci chiedo, ma la strategia di Hamas non potrebbe essere quella di portare gli israeliani a compiere degli atti di genocidio che porti le varie opinioni pubbliche e la comunità internazionale a reagire o a compattare comunque il fronte interno tutto intorno a lui? Io è un'ipotesi, scusa se mi rischio a rispondere. Dobbiamo considerare che lo Stato di Israele nasce come risarcimento a un dolore collettivo inflitto a una popolazione su base etnica. Gli viene perdonato molto o tutto, gli viene concessa una terra a scapito di altri popoli per emendare in qualche modo la colpa, ed è una colpa gravissima, proprio dell'Occidente nei loro confronti. Ora, e questo Israele lo sa benissimo perché ce l'ha sulla propria pelle. Sa perché Israele è lì e sa perché è legato a certi meccanismi internazionali e non può in nessun modo avvicinarsi alle tecniche del mondo che lo ha generato, cioè non può assomigliare alla Germania nazista, non può neanche pronunciarla la parola genocidio o olocausto, perché assomiglia a quello olocausto. Loro sono dei sopravvissuti di un genocidio. E non è possibile per nessun israeliano pensare di essere loro la causa di un genocidio, e questo è un fatto. Però, per ritornare a quello che diceva Mauro, ed era una cosa interessantissima, bisogna anche considerare che nei mesi precedenti questo attacco, chiamiamola iattanza, l'arroganza spicciola quotidiana di molta parte della popolazione israeliana, specialmente residente negli insediamenti, quelli che sono ufficialmente abusivi, hanno portato a un livello di esasperazione, cioè di essere trattato perennemente male, fa un po' arrabbiare. Guarda, io qui sto facendo delle cifre, sono cifre dell'ONU. Dal 2008 al 2023 ci sono stati 6.407 morti palestinesi, 308 israeliani, 152.000 feriti palestinesi, 6.000 israeliani, c'è la disparità. Sì, di quando tu di potenza nei... e di trattamento, poi no, io lo dico, l'odio genera odio, no? Fonte ONU, vado a memoria ma sbaglio di poco, Fonte ONU, l'ultimo rapporto che hanno fatto circa 3-4 mesi fa, Fonte ONU, nei territori occupati le colonie illegali, perché così sono per il diritto internazionale, ebraiche ricevevano 350 litri d'acqua potabile a testa. I palestinesi in alcune zone prendono 25 litri giorno a testa d'acqua. Parliamo di acqua da bere. Quindi quando tu mi metti in una condizione di esasperazione, poi l'esasperazione da qualche parte genera rancore, il rancore genera odio, e l'odio a un certo punto può essere anche un motore. Adesso pensare che la popolazione, che le cifre che hai visto tu, dica pure no, dovevamo essere più civili, è quasi una vendetta trasversale. Questo non giustifica la cattiveria del caso singolo, ma quando le popolazioni si muovono sulla linea dell'intolleranza, poi capita anche che viene intollerato, ecco, diciamo così. Io non so che più giustificare di uno o dell'altro, però quando uno vede questi leggere, numeri, c'è una chiede... dello stato di queste persone, ovviamente odio genera odio. Se c'è una disparità di litri d'acqua, di trattamento, li chiudi in un posto, io lo dico sempre. Ci sono strade che sono riservate agli israeliani, cioè percorrere alcune strade è vietato, cioè queste cose le abbiamo sentite più o meno in altri posti del mondo e hanno generato l'esecrazione generale, e giustamente. Ora, questo tipo di azioni porta automaticamente a una reazione, e quando questa reazione trova una strada, ma è chiaro che ci si accodano tutti urlando. La cosa funziona se riesce a disinnescare questo meccanismo. Non mi sembra ci sia stata la volontà. Se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che ci sono errori da una parte e dall'altra. Se tratti degli esseri umani in questa maniera, prima o poi, soprattutto chi è all'angolo, chi non ha nulla da perdere, cosa può fare alla fine? Mordere. Aver appoggiato le politiche di Netanyahu hanno portato anche a questa cosa, cioè gli estremismi si vanno anche a creare, perché tu crei anche le condizioni. Questa è una cosa che Israele comprenderà benissimo, perché non è di 100.000 anni fa, di qualche anno fa,
c'era un clima di vita in Israele molto differente da quello che c'è adesso. Cioè, eri veramente un terrorista se ragionavi così. Adesso però te lo dico, il clima che c'è, Paolo, però mi sembra tutto tranne, cioè va ad aumentare ancora di più per ora. Questa è la dichiarazione di uno dell'IDF. Sì. Sì, però io non lo so, guarda, è una cosa che senso, è una sensazione. Io credo che questo gran casino potrebbe generare qualcosa di buono nel medio-lungo periodo, per un motivo semplice, e vi spiego, e spero di non essere smentito in questo caso. Israele ha avuto la prova provata che non è invulnerabile, che può essere colpita, e questa è una cosa che dentro la coscienza generale degli israeliani avrà un peso per tanti anni. Dall'altra parte, Hamas e i palestinesi dice: noi perché riusciamo, dobbiamo sopportare questo carico di sofferenza del quadro del bilanciamento di potenze tra Iran, Turchia, chi c'è, chi non c'è. Alla fine i popoli genereranno una classe politica che sarà in grado di compensare questo fatto. Territorio in cambio di sicurezza? Perché no? Quella di adesso non sarà in grado, ma io sono più che confidente che a questo bivio, e in questo tutto sommato potrebbe essere l'unica cosa buona che se ne esce fuori da questa cosa, è che cambieranno le leadership da una parte e dall'altra, e l'una delle due possibilità è che cominciamo a parlare per davvero, l'altra è sterminiamoci all'infinito. Io vedo l'opposto, te lo dico. Questi sono i video dei concentramento delle forze israeliane. No, non dico di adesso, per quest'anno, per il prossimo anno, fino alle prossime elezioni. Questo adesso è normale che sia così. Io parlo di da qui a qualche anno, quando ci saranno i monumenti ai ragazzi ammazzati mentre stavano ballando. Cosa che è, quello sarà. Dice: ma noi vogliamo campare che non possiamo neanche andare a ballare? Cioè, vogliamo questo? Vogliamo che riportiamo il servizio militare a 56 mesi? Vogliamo spendere metà del prodotto interno lordo per armarci? Diciamo la stanchezza della guerra, diciamo. Alla fine basta, no? Dice, non c'è nessuna, cioè la guerra dei 100 anni c'è stata, però poi la storia non ricorda la guerra dei 1000 anni. A un certo punto ci si ferma per esaurimento. Questo è un cambio di paradigma, perché Israele scoprirsi debole lo indurrà a riflettere su se stessa. E siccome è un popolo democratico e intelligente, sa quali sono anche le sue responsabilità e dove può agire, considerando che tutti e due lì devono vivere. Cioè, questo è il primo dato di fatto. Questi devono vivere lì, tutti e due. Su questa strada questo porta, vuol dire che bisogna percorrere un'altra strada. La tendenza, mi sembra, ora sia la risposta più violenta. Sì, adesso botte da orbi. Però attenzione che magari nell'operazione di terra dentro Gaza non è detto che sia una passeggiata di salute. No, infatti ti volevo parlare di questa strategia. Te ritieni che faranno l'attacco di terra come dicono, o credi che useranno una strategia più attendentista del tipo accerchiare, isolare alcune zone, soprattutto spezzare la striscia in due? Mi sembra che da quello che hanno detto, niente acqua, niente benzina, niente cibo, non sia preludio di un'invasione di terra, ma più di un assedio. Anche perché poi, come la fai l'identificazione dei bersagli per limitare i danni civili in una zona a così alta densità? Ce lo aspettavano tutti, che gli staccavano il gas e la luce. Quello che, se vuoi veramente andare a caccia di terroristi o smantellarti l'infrastruttura logistica, devi entrare. Per entrare potrebbe essere una strategia quella israeliana di indurre la popolazione ad allontanarsi da Hamas. Ma quando mai? Voi ve la immaginate la scena che la folla porta uno dei suoi incaprettato davanti a un carro israeliano, cioè, prendetevelo, mi riattacchi il gas. Dai, questa la vedo un po' difficile.
Io volevo essere un po' positivo, Paolo. Però puoi entrare dentro dal punto di vista militare, sezionare, cioè nel senso cercare intanto di avere la disponibilità dei grandi assi viari che ci sono dentro Gaza. Non sono tanti, ma ci sono dei viali. Intanto entra in possesso e in controllo delle grosse strade che sono all'interno. Così impedisci ai gruppi di Hamas di andare da un capo all'altro della striscia per darsi supporto. Una volta che hai parcellizzato in 2, 3, 4, 6, 26 settori, quello che decideranno, all'interno di quei settori puoi cominciare a fare un'operazione selettiva che vede sia uno sforzo di intelligence per capire dove stai, tra i 25 palazzi che ho di fronte, qual è quello giusto per andare a fare un'azione mirata, perché ripeto, non possono pensare di spianare l'intera città, non è possibile, non lo faranno, quindi avranno bisogno di parcellizzare, impedire il movimento per linee interne delle forze di Hamas e cominciare a vedere dove sono concentrate, e lo puoi fare con un'intelligence tattica efficiente e con delle truppe di terra addestrate. Certo che il combattere negli abitati riduce il gap tecnologico, cioè in terreno aperto un esercito tecnologicamente più avanzato è enormemente più forte di uno che non lo è. Dentro una città alla fine ti trovi il fucile 1, fucile 2 e poco di più. Quindi avvantaggia chi si difende, Bakhmut, Stalingrado e altre tante città te lo insegnano, che combattere nell'abitato è difficile. Però ripeto, non si combatte per il possesso di un territorio, si combatterà per la cattura o per la cattura di qualcuno e quel qualcuno combatterà per mantenere la sua libertà. Ed è molto diversa dal dire ho conquistato la piazza. L'obiettivo è ho catturato Tizio, non ho conquistato la piazza. Questo sarà. Infatti, mentre succedeva tutto questo, ovviamente c'è tutta una serie di attacchi cibernetici ad Israele che stavano avvenendo. Vedi, si parlava, no, del fatto che hanno fatto degli sbarchi, degli aviosbarchi, erano organizzati con le ruspe, con i razzi, con i droni suicidi, con i team da demolizione che abbiamo fatto vedere, no? Arrivavano lì, piazzavano le cariche, sapevano esattamente dove colpire. Mentre avveniva tutto questo, diciamo, nel mondo terrestre, nel mondo cibernetico invece avveniva tutto questo, cioè tutta una serie di gruppi hacking che hanno cominciato ad attaccare. Questi per esempio sono del Sudan, ma ci sono anche gruppi indiani, iraniani, qualche gruppo russo, del mondo arabo, che hanno cominciato a fare tutta una serie di attacchi cibernetici a tutto il sistema bancario, il sistema anche dei siti, per dire, del ministro del tesoro israeliano. Questo è un altro livello, no? Di efficienza militare, fare anche questo livello di attacco sincronizzato cibernetico, che non credo che lì nella cintura di Gaza hanno una gran capacità, no, di guerra cibernetica. Questo significa anche un coordinamento internazionale. Beh, questo è anche frutto della diaspora palestinese, ci sono centinaia di palestinesi che vivono in tutto il mondo e vivono lì da anni e ci hanno avuto, siamo già la seconda, terza generazione, è 70 anni che c'è in giro questa storia. Hanno frequentato università, sono perfettamente inseriti, quindi tutto sommato l'entourage esterno alla striscia di Gaza e al problema palestinese è vasto, profondo e anche molto colto, perché non dimentichiamo che non abbiamo di fronte una popolazione di analfabeti con l'osso nel naso, sono persone nel mondo arabo tra i più qualificati, preparati e colti. Quindi tra più accaniti anche lettori di giornali, diciamo. Ecco, cioè non sono gente con l'osso nel naso, scusatemi se uso questo parallelo, ma sono le 11 di sera e tra un po' vi devo salutare anche. Come vedi invece l'intervento americano, il fatto che la General Ford si sta muovendo proprio nelle acque israeliane? Cioè che tipo di supporto vuole dare? È un messaggio? No, sì, quando sposti un gruppo di battaglia di questo tipo e glielo metti davanti alle coste, dice va bene, cioè gli stai dicendo sono affari loro, lasciateli fare, non vi mettete in mezzo, perché poi è tutto sommato un messaggio anche giusto. Ecco, non daranno supporto, che non c'ha senso dare supporto all'esercito israeliano, perché non ne ha bisogno, non è così, non deve aggiungere debolezza a debolezza. Questa è una situazione che Israele deve risolvere da sola per dimostrare che non ha paura di quattro scalzacani che li prendono di sorpresa. Quindi di sicuro aiuti non ne vorrebbero, però dicono a tutto il resto del mondo: tenetevi fuori da questo discorso, perché noi siamo qua davanti. E i russi, per esempio, sono convinti che sono anche ben felici di starci fuori. Ai russi interessa la base di Tartus, che gli rimanga, che quindi
un gran casino nel sud del Libano può anche non piacere, per esempio. Per cui alla fine, ma vediamo anche le dichiarazioni di tutti i paesi arabi intorno. Aperte condanne non ci sono state, ma a parte gli iraniani, neanche gente che gli ha battuto le mani per 3 ore. Cioè, il mondo arabo se ne sta molto... Arabia Saudita, Qatar, Emirati, hanno tutti detto sostanzialmente Israele ha le sue responsabilità, però invitiamo le parti a moderarsi, quindi come dire, basta con... Cioè, che è impensabile, cioè 10 anni fa una frase del genere, ma quando mai? C'erano le manifestazioni con 2 milioni di persone per strada. Quindi, assolutamente. Al momento stanno dicendo è una faccenda tra palestinesi e israeliani, e questa è la vulgata nelle prossime ore. Poi cosa sarà tra il prossimo mese non lo so, ma se rimane una faccenda tra palestinesi e israeliani potrebbe essere anche la volta buona che riflettono su se stessi e magari tra 1 anno, 2, 3, io spero domani mattina, cominciano a pensare che non si può vivere dentro un muro, dietro un muro, questa strada sì, questa strada no, l'acqua te la do, l'acqua non te la do, io questo te lo compro, quell'altro te lo vendo, non si può vivere così, a prescindere da tutto, non si può vivere in uno stato di guerra permanente in cui nessuno dei due vince, uno fa la guerra per vincere e sta tranquillo, nessuno fa la guerra per continuare a fare la guerra così, ad libitum. Volevo fare una domanda a Mauro, ci chiedono, gli americani sono prudenti sull'Iran, temono che un nuovo embargo favorirebbe Russia, cioè comunque avvicinerebbe ancora di più l'Iran a quel blocco, perché comunque ho notato che quasi tutti parlano poco l'Iran. La Russia si è accusato in generale l'Occidente, così, però in genere i paesi che dovrebbero parlare di più, no? Gli Emiratini, queste cose qui, stanno dicendo poco, a parte quello che fatto che salta l'accordo. Stanno tutti dicendo, è un contrasto tra israeliani e palestinesi, sono d'accordo infatti con quello che ha detto Paolo Gabedini prima, cioè in qualche modo si sta geolocalizzando la crisi, il che non è negativo perché comunque si evita quella che era un po' la paura delle primissime ore, c'è un'escalation su vasta scala a livello regionale. Per adesso la crisi è locale, riguarda il sud di Israele, riguarda in parte il nord di Israele, riguarda i vari fronti che Netanyahu deve fronteggiare, ma riguarda quella zona lì, quella sfera lì, e riguarda Gaza soprattutto. Ma se gli altri paesi non coinvolgono gli altri paesi, perché non c'è in generale interesse ad allargare la crisi, c'è già fin troppa crisi nel mondo, diciamo, ci sono già fin troppi fronti aperti per generare altre gravi crisi internazionali. Io credo che più che un discorso di USA, Iran, Russia, OPEC, più che altro è che nessuna delle grandi potenze, sia regionali che diciamo globali, nessuno ha dei fronti diciamo chiusi, nessuno ha una coperta lunga. Gli americani ovviamente sono molto attenti a quanto sta accadendo in Ucraina, a quanto sta accadendo nell'est dell'Europa. La Russia, sappiamo, ha tantissimi fronti aperti. La Cina, il fronte economico, per adesso la Cina è molto preoccupata a livello economico. E poi nel mondo arabo, nel Medio Oriente, ogni paese ha il suo interesse affinché non venga coinvolto in guerra. L'Iran, dal canto suo, non ha tutto questo interesse a sviluppare ora una guerra. Quindi se ci sono questi toni così, tutto sommato, diciamo, di cautela, in cui non vengono menzionate accuse specifiche verso altre potenze, è proprio per questo, perché non c'è un grande interesse a generare una vasta crisi internazionale. Sono d'accordo. Io vi devo salutare, come avevo promesso oggi. Devo andare, sì. Ma è un piacere averti ascoltato, Mauro. Veramente, grazie. Grazie dell'invito. Grazie Mauro, grazie a tutti, a Paolo, ad Aldo, a Maddaluna che sono venuti. Io vi richiamerò soprattutto Mauro, perché ti sei un esperto proprio in queste cose. Anzi, se vuoi spiegare cosa fai, perché non abbiamo avuto nemmeno il tempo di, no? Mi occupo di politica estera per il giornale.it, Inside Over, per 3News, quindi è dal 2016 che mi occupo di politica estera, specialmente di Medio Oriente e specialmente di Libia, però ovviamente l'occhio verso
la Palestina e Israele, insomma, è sempre stato c'era molto il trucco molto... allora c'era il trucco, maledetti. No, diciamo che una cosa che ho imparato del Medio Oriente in questi anni è che tutto è ben collegato, quindi diciamo che bisogna un po', come dire, mettere assieme i tasselli per capire con calma quello che accade. Infatti poco fa Mirko diceva le live durante gli eventi è meglio evitarle, sono d'accordo, perché metabolizzare i dati è sempre meglio arrivare un po' dopo, ma arrivare con intelligenza un po' dopo, ma bene, esatto, piuttosto che invece arrivare subito e urlare, diciamo, ecco, questo. Quindi vi ringrazio, io per gli spettatori dico che c'ho ancora qualche chicca per voi personale, ma questo per chi naviga, chi vuole andare a vedere informazioni, troverete sotto tutte le fonti, sono tantissime, io ne ho fatte vedere non so una cinquantina durante la live, ma sotto ce ne sono più di 100. Alcune cose sono false e le abbiamo debancate con la mia community, per esempio questo video che se Twitter ha la bontà di caricare, questo qui è della Siria, è falso, gira tantissimo, ma è falso, viene spacciato come razzi di Hamas, ma non lo è un vecchio video della guerra in Siria. Un altro fake che gira di Hamas che ha preso grossi generali israeliani è falsissimo, vedete questa scritta DTX, sono i servizi segreti dell'Azerbaigian. Quindi non c'entra assolutamente niente. Un altro che gira molto è quello che gli israeliani stanno spostavano, no, per paura gli F-16, no? C'è questo video famoso, si vedono gli F-16 e uno te la vende così finché tu non vai a fare la geolocalizzazione e vedi che esattamente i camion invece giravano verso la base. In realtà li stavano portando alla base, non li stavano portando via dalla base per timore che le forze di Hamas... l'avrebbero potuta prendere. L'altra, e questa è forse la più ridicola, è l'abbattimento di un Apache H-64 israeliano. Il problema è che è un video. È un videogioco. Si sente anche la voce in americana. Hostile down. No, è un gioco. È un videogioco. Quindi non cascate in queste cose. Controllate sempre. Detto questo, signori miei, grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima, probabilmente nei prossimi giorni, perché devo fare la live con i droni parte 2 e integreremo anche i droni che abbiamo visto utilizzare dai palestinesi. Lanzare già lavoro anche su questo e poi il resto vedremo, probabilmente con Paolo, per un aggiornamento sull'Ucraina. Buonanotte a tutti quanti, buonanotte. Ci battete di buona informazione e guardate le fonti. Buonanotte.